Allora, ho avuto riscontro dalla consigliera Rugani che non può collegarsi in commissione per un'emergenza di lavoro. E, quindi darei inizio alla commissione perché sono presenti gli altri commissari, l'architetto Cinquini, Bonari e l'assessore Nero, oltre al segretario che è l'architetto Venturini. Allora, come ci eravamo lasciati la scorsa volta, dopo la presentazione tematica delle osservazioni che riguardano le modifiche normative introdotte a seguito dell'istruttoria dell'ufficio, come d'accordo, oggi si scende un pochino più nel dettaglio rispetto alle proposte di modifiche che sono arrivate da parte degli interessati. Credo di dover dare a questo punto, a livello organizzativo, la parola all'assessore per la presentazione delle varie osservazioni nella sintesi tematica di ognuna rispetto all'osservato. Sì, Presidente, grazie. Per comodità espositiva, in modo tale che l'architetto Cinquini ci segue sugli articoli e poi ci soffermiamo laddove, insomma, è necessario farlo, invece di seguire, diciamo, l'ordine cronologico delle osservazioni normative, seguiamo un ordine appunto articolo per articolo. Cioè io via via indicherò, illustrandole ovviamente, quali sono le varie osservazioni che vertono sullo stesso articolo, in modo tale che si possa vedere, no, sui vari articoli tutte le osservazioni che sono state presentate, perché diversamente non riusciremo a fare una discussione e una valutazione ordinata. Poi naturalmente nel Io corso del... devo interromperti, Simone, scusa. Scusi, Un'osservazione non è che scusa, verte scusa su... Ah. consigliere Erra, io però suggerirei di provare, nel senso che io intendo esaminarle tutte le osservazioni, forse non ci siamo capiti. Semplicemente invece di seguire l'ordine cronologico che ci fa fare un salto da un articolo all'altro e poi tornare indietro, si segue un ordine tematico, ma le osservazioni le guardiamo tutte, consigliere. Quindi non... Simone, se tu hai permette, ragione, se ascoltami bene, permette, però ti voglio dire. l'assessore esporrà nell'ordine che ritiene più consono, no? L'importante è che lei le osservazioni le veda tutte, ci mancherebbe altro. No, ma io spiego una cosa, se ha una logica quello che dici, quello ci mancherebbe, ma non vedi l'osservazione, te me la fai per temi nell'ambito della singola No, osservazione. ma consigliere, mi Posso faccia dire? fare, vediamo nel Ma che faccio concreto. fare? Scusa, sono un commissario, ti dico anche io quello come la voglio fare, scusa Simone. In una conservazione, un'osservazione, viene chiesto anche 15 cose vengono Ci chieste. si torna, consigliere, le sto dicendo, se lei mi fa fare, si renderà conto di come intendiamo lavorare e mi interrompe, no? Cioè, se il metodo di lavoro che cominciamo non le va bene, lo correggiamo. Le sto dicendo un'altra cosa, le sto dicendo che invece di seguire l'ordine, diciamo, cronologico, è tutto qui. Si segue un ordine per articolo. Cosa succede? Quando una stessa osservazione, Non ho ok, capito. verte su più articoli, ci torniamo più volte sulla stessa osservazione, anche perché in quel caso è un'osservazione, no, dal punto di vista formale, ma in realtà dal punto di vista sostanziale ne contiene più di una. Mi viene in mente le osservazioni degli ordini professionali. Formalmente c'è un numero di protocollo, ma le richieste sono tante. Quindi, anzi, la modalità che indicavo è un modo proprio per valutare attentamente tutto quello che ci hanno chiesto i cittadini, proprio perché ci sono osservazioni plurime, no? Altrimenti non riusciamo proprio a lavorare, no? Perché se io le faccio un esempio, consigliere, se io parto dall'articolo 1, no? Scusi, se io parto dall'osservazione numero 6, va bene? Che parla dell'articolo 26 e noi si va a vedere l'articolo 26. Se poi fra 100 osservazioni, no, si torna sullo stesso articolo, si fa male, no, una valutazione. Invece, se per ogni articolo io vi illustro tutte le osservazioni che ci sono state, si riesce ad avere un quadro completo delle osservazioni che ci hanno fatto i cittadini. Lei le vede tutte nello stesso modo.
È solo un ordine espositivo, più ordinato, migliore per i lavori della commissione. Proviamo. Poi, se c'è qualcosa che non No, le torna, non sono d'accordo, nel senso che te mi vai a leggere osservazioni che sono state recepite o meno, ma se no, una le persona... leggiamo tutte, le leggiamo tutte, consigliere, abbia pazienza. Sto non è dicendo una cosa così. diversa. Sto Ma non è dicendo che per così. ogni articolo guardiamo tutte le osservazioni presentate, Allora. comprese quelle respinte, tutte le guardiamo. Lei alla fine del lavoro, questo registro che ha davanti, lo deve avere visto tutto, punto per punto. È solo un problema di ordine, mi sono spiegato? Perché se Ma no non si no, riesce a lavorare. ma ti sei spiegato, ma se te allora fai come invece leggi l'osservazione, no? E la prima osservazione che hai detto te, la numero 6, va a toccare l'articolo 26, no? Quando dopo vedi la successiva e la leggi tutta, quando leggi la seconda osservazione, dirai, questo è il tema articolo 26, non si analizza, mentre la seconda osservazione tocca un altro articolo. No, perché io posso avere sullo stesso articolo osservazioni che hanno anche in parte contenuti diversi. È per Appunto. valori, appunto. Quindi io le dico, per ogni articolo noi vediamo sul registro in modo puntuale tutte le osservazioni che sono state presentate, in modo che lei, consigliere, ma tutti, no, dico, ora al di là di lei, abbiamo il quadro preciso di tutte le osservazioni che vengono presentate su ciascun articolo, altrimenti non si riesce a lavorare. Io non saprei come lavorare in un modo diverso. Lei ha un diritto, che è quello che le osservazioni vengano esaminate tutte, ed è quello che faremo, va bene? Glielo garantisco. È No, solo un ma non è un problema di discorso di ordine. garantire o meno. Ho capito, è chiaro che va garantito, no? Che riusci mai a celebrare? Non so se io, se si salta un articolo, la prima cosa che si salta si torna dall'inizio, perché se io dopo vedo Ma scusa. un'osservazione di un tema non recepito e non se ne è nemmeno parlato, ti dico, su questa Consigliere, osservazione, no, io lo dico perché non dico. alla fine di questo lavoro, che non credo esauriremo oggi, se qualche osservazione per errore è saltata, e la andiamo a recuperare, la guardiamo, ci mancherebbe. Bisogna che alla fine del lavoro la Commissione abbia esaminato tutte le osservazioni. L'obiettivo è il solito, è semplicemente un problema di ordine, tutto qua. Proviamo, poi se non funziona siamo un tempo a cambiare. Allora, sull'articolo 1, in modo che l'architetto Cinquini mi può seguire, l'unica osservazione che mi risulta presentata è la numero 230. L'osservazione numero 230, che trovate a pagina 16 del registro, è l'osservazione d'ufficio che, diciamo, al pari di altre osservazioni che riguardano vari oggetti, tocca più articoli. Sull'articolo 1, norme e regole di attuazione e gestione, l'osservazione segnala, per quello che riguarda solo l'articolo 1, che ci sono una serie di errori di ortografia e o refusi che si correggono senza modifica dal punto di vista della norma, dal punto di vista del significato della norma. Quindi sull'articolo 1 l'unica osservazione è la 230, che ci segnala l'esistenza di alcuni errori di ortografia o refusi da correggere. Non so se l'architetto Cinquini l'ha fatta Quali vedere. sono? Ma è che io voglio sapere quali sono gli errori che segnala, no? E se qui non sono indicati, c'è un errore nostro nell'impaginazione Allora del. leggiamo l'osservazione. Ma cosa vuoi leggere? Un'osservazione che corregge gli Scusa, errori di Jacopo, ortografia? voglio leggere l'osservazione. Te hai avuto tempo per guardarla l'osservazione, va No, lo bene? stesso Io tuo, no, lo la voglio stesso leggere in tuo, lo commissione stesso tuo. l'osservazione, va Lo bene o stesso no? tuo, O sono del Ari. diritto di leggerla per capire che dice l'osservazione, o devo fare tutto quello che decidi te e Simone? Non l'accetto e non ci sto. Però scusi, Scusa, consigliere. Simone, le osservazioni Scusi, riguardano consigliere, tutto. no, però È bisogna mio chiarire. compito. Te sei un assessore, non fai parte della commissione. No, come no? Io ne faccio No, no, parte, non no, no, no. voto, ma ne Della faccio parte commissione come? che non ci sei. Si vota noi commissari, non te. Ma non si Naturalmente, sta ma io votando non ancora faccio niente, non parte si sta come della votando. commissione. No, no, te non fai parte della commissione, Ma te lei sta sei dell'assessore. scherzando?
Scusate, Tanto per essere chiari, stiamo non voti. semplicemente scegliendo un metodo di lavoro a garanzia del Ma no, procedimento ma che io l'ho stiamo capito il tuo compiendo. metodo. Allora. Io l'osservazione la voglio leggere, lo capisci o Ma no? non si sta Io non mi parlando di fido di quello che osservazione, qui dice. E purtroppo chi ha il ruolo ignorato la voglio leggere, ma non a per essere parte che abbiamo lo cattivo stesso e non ruolo per perché essere siamo prepotente, commissari qui perché sennò viene dentro. meno il mio ruolo. Io la voglio leggere. E in commissione si legge l'osservazione, come si leggerà il Consiglio Comunale una per una. No, ma scusate, ma non è così. Ora abbiate pazienza, Ma siccome io no, è scusa, io 20 anni che ho voglio visto parlare con il i Presidente della regolatori, ma non è Commissione. così. Ma poi il presidente, che è lui che deve Ma regolare la seduta dei non lavori, devi siccome scusate, scusare, chiaro scusa, se ma vuoi. no, fa spegnere il microfono, se no non si sente. Spetta al presidente regolare i lavori, bene? Quindi sarà il presidente che dirà alla commissione come regolare i lavori. L'assessore in sede di illustrazione delle osservazioni non è tenuto affatto a leggerla in modo analitico. Lei, consigliere Erra, ha tutto il diritto di vedere tutte le osservazioni che vuole e quindi se le può leggere tranquillamente tutte quelle che vuole. Non è vero che in sede di esposizione, né in commissione né in consiglio comunale, io è dal 1998 che faccio parte dell'amministrazione del Comune di Camaiore, lei ha diritto che io le metta lì e gliele legga una per una. Lei se le può andare a vedere una per una le osservazioni, ha un registro con la sintesi. Laddove la sintesi non le sia sufficiente, può prendere tutte le osservazioni che vuole leggersele, Vabbè, mi quello a faccio cui un ha diritto intervento e lei, leggo quello a l'osservazione. cui ha diritto lei, Ma leggo le osservazioni perché è non l'accetto che in questo. Scusa. commissione le Io osservazioni chiedo vengono la parola ogni esaminate. qualvolta si Questo ha parla di detto lei. un'osservazione e la leggo. Ogni volta si parla, io la Scusate, chiedo la parola e leggo chiedetemi. l'osservazione. I commissari chiedono la parola prima di Chiedo la parola intervenire. io. Allora aspetta un momento, prima fammi fare una E comincio a leggere considerazione. l'osservazione. Prima Vai. fammi fare una considerazione. Allora, qui al termine della scorsa riunione abbiamo proposto, l'assessore ha proposto, e l'ha E io ho detto risposta di in no. apertura, e no, ma non è neanche ascoltato, un metodo di lavoro. Questo metodo di lavoro è quello cioè di confrontare con delle norme alla mano che sono state oggetto dell'istruttoria dell'ufficio sulle osservazioni presentate, il registro delle osservazioni, la documentazione che abbiamo a disposizione è la stessa, dallo stesso tempo, commissari di maggioranza, commissari di minoranza. Qui si tratta di capire il tipo di lavoro che vogliamo fare e siccome dobbiamo scegliere il metodo migliore, non quello che fa più comodo a tutti, il metodo migliore che ci consente di vedere quali sono state le trasformazioni apportate dal processo di istruttoria delle osservazioni, io ritengo che sia migliorativo. Fare come abbiamo fatto l'altra volta, cioè confrontarci con le norme e vedere quelle norme che già abbiamo adottato, come sono state modificate dal recepimento o dal respingimento delle osservazioni presentate dai cittadini. Qual è il modo migliore? Secondo me, il modo migliore è quello di confrontarci sulle norme, risalendo poi dalle modifiche apportate o da quelle respinte alle osservazioni che le avevano proposte. Ma abbiamo uno strumento, tutti noi commissari, di controllo preciso di quello che stiamo dicendo, perché abbiamo sia le norme da una parte, sia il registro delle osservazioni dall'altro. Quindi con una penna alla mano e con due occhi per guardare le norme, si guardano le norme, si prende una penna e si seguono sul registro delle osservazioni, senza complicarci la vita. Senza complicarci la vita, perché altrimenti, se seguiamo la logica di chi ha osservato e non di chi ha istruito le osservazioni, non capiamo più nulla e questo non vuol dire lavorare nell'interesse dei cittadini che ci seguono. E è bene che tutti i commissari, indipendentemente dalla posizione in cui si trovano, lo sappiano. Per quanto mi riguarda, da presidente di commissione, il metodo adeguato è quello proposto dall'assessore. Ora posso replicare? Prego. Non condivido niente di quello che hai detto, perché lo dici te che il metodo migliore è quello di andare a vedere articolo per articolo e legarci ogni singola commissione. Se te leggi ogni singola commissione e che fa riferimento ad un articolo, la legge e quell'articolo, se lo ritrovi successivamente, dici, in base a quello che abbiamo già deciso nella precedente osservazione, non si parla di quello, ma l'osservazione ha altri punti e piano piano si leggono tutti i punti dell'osservazione. Nell'altra maniera che tanti punti le salterai perché non vengono nemmeno presi in considerazione, secondo me. Comunque, parti il lavoro e vedi, io
non è che voglio fare dell'ostruzione, non fa parte del mio carattere. Io faccio perché l'osservazione la voglio capire nella sua interezza. Così non analizzi l'osservazione, analizzi le norme che hai fatto e vai sulle singole osservazioni, ma non so nemmeno se si riuscirà a vederle tutte le osservazioni. Con chi me le segno, poi Riccardo, sì. un esempio, no? Allora, stiamo analizzando premessa le osservazioni che riguardano la parte normativa del piano adottato. Allora, l'assessore ha introdotto l'articolo 1. L'articolo 1 ci dice le uniche modifiche che sono state apportate non dai cittadini, ma su istanza dell'ufficio, sono modifiche legate alle correzioni ortografiche. Ora, L'ho capito, Jacopo, guarda, l'ho capito il sistema. Allora, abbiamo Ma te due non mi strumenti analizzi ora le della verifica. osservazioni, mi analizzi il piano operativo, le schede, Esatto, la norma, hai ma capito? Non l'osservazione, io sto analizzando l'osservazione. Per esempio. da quelle io risalgo alle osservazioni, Ho capito. capisco come ha agito l'ufficio, 19 con accogliendo o respingendo, e dopo si entra nel merito, perché è chiaro che siamo commissari e possiamo entrare nel merito delle Ma varie. ragazzi, partiamo, vai, partiamo qui. Allora, dicevo, Manuela, spegni il microfono però. Sì. Dicevo che l'articolo 1 non ci sono osservazioni se non quella dell'ufficio che si è limitato a correggere errori di ortografia e o refusi. Ora, posto che gli errori materiali, si potranno correggere persino dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, perché è un potere dell'ufficio correggere un errore ortografico o la mancanza di una punteggiatura, non sono stati messi in evidenza, lo dico al consigliere Erra per quel motivo lì, ma perché sono errori ortografici. L'articolo 1 è semplicemente l'articolo che inquadra l'oggetto del piano, No. non ha nessun effetto esterno. Ma ti posso interrompere un attimo? C'è stato un equivoco, volevo dirti questo. Il richiamo all'articolo 1 è errato. L'articolo 1 non è mai stato modificato. È Io quello che volevo all'inizio dire ora io, chiedo bravo. nell'osservazione di ufficio la possibilità di modificare in automatico tanti piccolissimi errori che riscontriamo, un plurale, un singolare, una ripetizione, cioè errori che non modificano, che li troviamo in continuazione, ci sta che li troveremo ancora. Tant'è che ho messo nell'osservazione d'ufficio Q+1. Articoli vari. Nonostante letture di ricontrollo del testo si riscontrano errori di ortografia e o refusi che si correggono direttamente senza apportare alcuna modifica al significato del testo, perché sono banali errori di ortografia, voglio dire, tante volte è accaduto, anche ripetizioni, insomma. Questa Non cosa. tutte le volte bisognava scrivere, si chiede di insomma, per sintetizzare un pochino e lavorare in modo più spedito, È ecco. chiarissimo, gli errori di ortografia e gli errori materiali vengono corretti dall'ufficio che lo può fare anche dopo l'approvazione del piano. Poi, articolo 2. Sull'articolo 2 ci sono due osservazioni. Una è sempre la 230 dell'ufficio. E una è la 558 della Regione Toscana, con la precisazione che la Regione Toscana non ha presentato una vera e propria osservazione, ma un contributo, che significa che noi potremmo, come dire, tenerne o non tenerne conto con una maggiore libertà, ovviamente in un rapporto di corretto spirito di collaborazione istituzionale, noi diciamo lo valutiamo né più né meno che come se fosse un'osservazione. Allora, per quello che riguarda l'osservazione d'ufficio, che è quella di cui parlavamo già, cioè a pagina 16, qui c'era un errore al comma 6 sull'indicazione dei capi della legge ed è stata corretta, quindi vale quello che diceva prima l'architetto Bonali, questa è la semplice correzione
di un errore di riferimento testuale. Per quello che riguarda l'osservazione 500, il contributo 558 della Regione Toscana, che è a pagina 41, anche in questo caso, per quello che riguarda l'articolo 2, la A pagina Regione 41 dove? del registro. Pagina 41 del registro delle osservazioni. La numero 558 è il contributo presentato alla Regione Toscana. Come potete vedere nel punto 1 della sintesi, perché appunto questa è una di quei contributi che via via rivedremo perché verte su vari articoli, per quello che riguarda l'articolo 2, anche qui la Regione ci ha segnalato semplicemente degli errori testuali, quindi l'osservazione d'ufficio e il contributo della Regione Toscana per quello che riguarda l'articolo 2 hanno la stessa, diciamo, sostanzialmente lo stesso oggetto. Quindi anche qui non c'è niente da discutere, sono correzioni di errori che andavano fatti. Vedete, l'architetto Cinquini nel frattempo le sta mostrando un capo sbagliato, un articolo sbagliato, proprio errori materiali che ovviamente nei piani ci possono essere dopo l'adozione. Poi, per quello che riguarda l'articolo numero 3, anche qui l'unica osservazione è l'osservazione d'ufficio, la numero 230, quindi quella a pagina 16 del registro. Qui è stata fatta una precisazione al comma 8 dell'articolo che magari possiamo anche leggere. Vedete, si precisa che l'aggiornamento del quadro conoscitivo, purché non comportante conseguenze sulla presente disciplina, con particolare riferimento alla corretta classificazione dell'edificato sparso di impianto storico, ovvero in ragione delle attività di cui all'articolo 91 delle presenti norme, non costituiscono variante al PO e in tal caso si procede ai sensi di legge. Questo vuol dire che poi l'architetto Cinquini è qui e se mi sbaglio mi corregge. Questo vuol dire è stato precisato semplicemente che i quadri conoscitivi, quindi tutta la parte del piano che appartiene, diciamo così, allo studio, no, del territorio, ovviamente uno li può modificare senza un procedimento di variante. Ciò che conta è, ai fini di non fare la variante, perché altrimenti va fatta la variante, è che ciò che modifichi nel quadro, diciamo, di conoscenza non implichi una modifica sulle norme di governo del territorio, perché ovviamente se si modificano le norme di governo del territorio, bisogna procedere invece ad una variante. Vi faccio un esempio: se nel patrimonio territoriale, se nella carta del patrimonio territoriale noi aggiungiamo il riferimento a beni storici che ci siamo dimenticati, no? Un sentiero storico, un monumento storico, beni culturali che esistono sul nostro territorio, questo è un tipo di modifica al quadro, diciamo, del patrimonio territoriale che può essere fatta senza una variante agli strumenti urbanistici, perché semplicemente, no, inserisce nel quadro conoscitivo alcuni elementi che ci siamo dimenticati. Nel caso in cui invece ci sia una modifica nel quadro conoscitivo che possa incidere proprio sulla disciplina del governo del territorio, allora bisogna procedere ad una variante. È corretto, Fabrizio, quello che ho detto? Ha una Ma domanda. questo richiama la legge, noi l'abbiamo specificata, si era già anche illustrata la scorsa volta, perché in questa maniera si può eventualmente aggiungere eventuali edifici non schedati e che sono degni di schedatura, no? Quindi non, per schedare ulteriori edifici non c'è la necessità di fare una variante, ma basta aggiornare il coso. Quindi era un tema che avevamo già illustrato ampiamente la scorsa volta, questo qui, mi sembra.
Ok. Scusa, è quello praticamente, se non mi sbaglio, che assimilava le classificazioni agli errori materiali, o mi sbaglio? No, è quello che dice, è il ragionamento che si era fatto l'altra volta, che in cui ho teso anche proprio a chiarirlo, perché su questo Alberto Iacomini No, giustamente scusa un aveva attimo, posso dire chiesto. una cosa? Ad esempio, se un edificio è classificato in una maniera, qui puoi rivedere la classificazione senza fare una variante. No, è appunto, l'abbiamo già spiegato l'altra volta. Se diciamo così, noi l'abbiamo classificato in una maniera, arriva un terremoto e crolla, quindi c'è un fatto oggettivo, appunto, conoscitivo che è mutato, allora può essere cambiata classificazione. Oppure c'è un edificio che non è stato classificato perché non è stato visto e quindi va classificato, sì, ma cioè quindi il criterio è che appunto, come dicevi te, alla base ci deve essere un errore, no, un errore nel senso che non c'è nel quadro conoscitivo o è mutato il quadro conoscitivo e non una diversa valutazione del quadro conoscitivo, no? Questa è la differenza sostanziale. Quindi, cittadini che segnalano che un edificio andava classificato e noi non l'abbiamo classificato, in effetti c'è, nelle carte storiche ci sono le foto, ci si va, esiste, qui si può classificare. Oppure un edificio che era storico 1, è crollato per eventi avversi e quindi non è più uno, ma deve essere rudere. Siccome è testimoniato che per eventi avversi è crollato, si cambia di classificazione in rudere, no? Oppure nel frattempo sono intervenuti titoli edilizi che noi non conoscevamo, no? Al momento in cui l'abbiamo classificato e che dimostrano che è stato completamente trasformato e c'è un titolo antesuccessivo alla data d'adozione del piano, allora si cambia. Cioè, diciamo, il mutamento di classificazione, la nuova classificazione deve essere in ragione di un mutato quadro conoscitivo e non in O di un ragione errore. di ok? O di un errore. O di un errore, esattamente, non in funzione che sono vogliamo cambiare i criteri di valutazione. Sì, ho capito, ho capito. Avevo capito, sì. Io invece, Fabrizio, una cosa che riguarda l'articolo 91, no? Cioè, si fa riferimento anche alle attività dell'articolo 91. Mi fai un esempio? Cioè, qual è Nell'articolo, quando si arriverà all'articolo 91, l'ufficio di piano, l'ufficio, ora non so come si chiama, insomma, l'ufficio urbanistico del comune è tenuto a fare il monitoraggio del piano operativo. Però l'attività di monitoraggio del piano operativo c'è proprio anche, come dire, raccolta di segnalazioni, no? Indicazioni che derivano dall'attività istruttoria che possono, tant'è che c'è anche scritto che qualora, diciamo, siano rilevanti, ha anche il compito di segnalare all'amministrazione comunale che esistono, no, fattori molto significativi o ridondanti, no, o che si manifestano con frequenza che richiedano appunto il provvedimento di aggiornamento. Okay? Un altro caso può essere, per esempio, un provvedimento di aggiornamento classico è cambia il piano regionale cave, no? Cambia il piano del parco delle Alpi Apuane, che sono strumenti sovraordinati e che quindi incidono sul piano al punto di doverne cambiare la disciplina, e in quel caso si può, se si rispetta esattamente la disposizione sovraordinata, sostituire il piano e quindi compito dell'ufficio, articolo 91, è segnalare che la regione ha fatto il piano generale cave, no? Che il parco ha fatto il piano del parco nuovo. Ok? Bene, è chiaro. Allora, articolo 4. Qui ci sono due osservazioni che sono la numero 31 a pagina 2 del registro e la numero 61, che è la pagina 5 del registro. All'articolo 4? Siamo all'articolo 4, esattamente. Ma io non le trovo queste, non ce le vedo scritte sul piano queste osservazioni, queste modifiche qui. Perché non sono state accolte, le stiamo guardando tutte.
consigliere, anche quelle non Appunto, ma accolte. vedi che sfugge questo? È per No, ma quello che ti dico. sfugge, mi segua sul registro, cioè che vuol dire sfugge? Insomma, si salta di palo in passo se vuole, Le eh? sta Hai ragione dimostrando che proprio, questo è il sono metodo capitoli. corretto. Abbia pazienza, è la dimostrazione che il metodo Notanta di corretto. pazienza, Simone, notanta, Ma io notanta, è non capisco qual è il difficile. problema. È l'osservazione numero 31, ce l'ha davanti, se solo se la mette davanti, a pagina 2 del registro, e l'osservazione numero 61 sull'articolo 4. Poi in fondo ricontrolleremo, tanto io me le sto segnando tutte. E sull'articolo 4 non ci sono altre osservazioni, ci sono la 31 e la 61. Allora, per quello che riguarda l'osservazione numero 31, ci segnalano sostanzialmente la necessità di riportare in cartografia alcuni immobili che non sono localizzati sulla tavola del PO. E questo per quello che riguarda l'articolo 4. Poi l'osservazione riguarda altri articoli, ma noi ci torneremo. È il punto uno quello. È il punto 1 esattamente. Poi ci torneremo quando esamineremo gli altri articoli. Poi invece la 61, la 61 che è a pagina, dicevo prima, 5, anche qui ci fanno, diciamo, un'osservazione sulla rappresentazione cartografica del fabbricato. Ora, su questo l'architetto Cinquini può essere più preciso di me, ma perché non vengono accolte? Perché la base cartografica non la sceglie il comune, è una base cartografica che è quella certificata dalla Regione Toscana, che può anche contenere degli errori di rappresentazione cartografica, ma che il comune non ha il potere di modificare. Ora, fortunatamente, diciamo, la mancanza di rappresentazione cartografica dell'edificio non impedisce l'applicazione delle norme del piano operativo, perché, come sapete, ad eccezione dell'edificato storico, che è basato su un principio di classificazione, tutto il resto dell'edificato, sia che si trovi nel territorio urbanizzato, sia che si trovi nel territorio rurale, la disciplina si applica a prescindere dal disegno dell'edificio sul piano. Se un edificio che sia o non sia rappresentato in questa carta cade in una certa zona, si applica la disciplina di quella zona. L'unica eccezione riguarda gli edifici storici, quelli sono classificati puntualmente. E quindi abbiamo segnalato ai cittadini osservanti che non era, diciamo, rilevante il fatto che non fossero, diciamo, i loro immobili segnalati nella cartografia, che peraltro non possiamo modificare perché è una cartografia regionale. Non so se l'architetto Cinquini vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo. No, è così, la cartografia regionale non può essere modificata perché è soggetta a collaudo della regione e ci sono addirittura proprio delle ditte specializzate scritte in un apposito albo. Quindi è chiaro che poi dopo noi costruiamo invece un apparato normativo che consente comunque di garantire le capacità di intervento anche agli edifici che eventualmente non siano rappresentati in cartografia. Ecco tutto qui, quindi però noi non possiamo modificare la cartografia, possiamo semplicemente fare in modo di garantire a chi non fosse in cartografia di avere comunque una disciplina di interventi. Io voglio capire una cosa qui, ma allora com'è possibile, scusate, che qui chiede la correzione perché l'osservazione di 50 pare indicato di consistenza precaria, ma invece trattasi di edificio solido. Cioè, com'è che una cartografia non lo rappresenta e un'altra sì? O perlomeno lo stato del luogo sì, se è così, che sia stato costruito dopo? È una domanda, la mia. No, Riccardo, ora partiamo anche dal presupposto che alle volte il cittadino usa termini non appropriati, no? Ma non cioè, diciamo, per evidentemente usa termini che quindi cosa significhi precario? Io non lo so cosa potesse intendere il cittadino per precario. La cartografia, la carta tecnica regionale ha dei codici di rappresentazione, per cui
non esiste il codice rappresentazione edificio precario, quindi il cittadino avrà visto una simbologia e l'avrà assimilato a questo termine, ma non so cosa possa dire. Nella cartografia ci sono gli edifici, se guardate in cartografia, ci sono quelli con i pallini, quelli con i quadratini, quelli con le croci. A ognuna di queste caratterizzazioni corrisponde una ricognizione che il cartografo regionale ha fatto. Probabilmente, secondo il cittadino, questo significava che era precario. Tipicamente quelle con le croci sono in effetti un pochino più precari teoricamente, ma in via teorica, perché appunto non è la definizione da capitolato regionale. Come per dire, quelle con i quadratini dovrebbero essere produttivi, però dovrebbero, quindi per lui cosa sia precario non lo so, ma siccome, e qui peraltro noi ora ereditiamo anche il fatto che il cittadino si muove pensando che noi continuiamo a classificare come il vecchio regolamento urbanistico, ma non è più così. Noi non esiste la distinzione precario e non precario, per noi esistono gli edifici. Se un edificio cioè ha un titolo abilitativo, che sia precario non ce ne frega, ha un titolo e quindi essendo un edificio ha una norma. Se un edificio non è, cioè non ha un titolo, non ha la norma, ok? Scusa, forse hai capito male. Qui dice che pare indicato di consistenza precaria, ma invece trattasi di un edificio solido. Sembra sia un Non edificio. so cosa No, è significhi. la domanda che ti faccio. Chiamiamolo e facciamocelo dire in italiano, diciamo in urbanistica, è un'affermazione priva di senso. Fabrizio, forse può essere utile aggiungere una cosa a beneficio di quello che chiede Riccardo Erra. Cioè, noi venivamo, Riccardo, da un piano dove, diciamo così, le caratteristiche strutturali dell'edificio a volte avevano una rilevanza urbanistica, no? Cioè, il vecchio regolamento urbanistico si muoveva su un principio di classificazione di tutti gli edifici nel territorio rurale e la classificazione era, diciamo così, il presupposto per poter fare certi interventi piuttosto che altri. Quindi a Camaiore eravamo abituati che contava la consistenza dell'edificio ai fini della possibilità o meno di fare certi interventi. E la possibilità o meno di fare certi interventi passava dall'esistenza di una classificazione. Per cui noi via via nelle varie osservazioni un po' questo approccio a volte lo ritroviamo. Invece il piano, il nuovo piano, come spiegammo già nella fase dell'adozione, prescinde dalla classificazione, almeno per quello che riguarda il tessuto non storico. Nel tessuto storico conta la classificazione, ma nel tessuto non storico non conta niente. E quindi che io sia classificato, ma non lo sono, perché nel tessuto storico la classificazione. Scusazione, che io sia rappresentato come precario o non precario, posto che ci sia una rappresentazione del precario, a me non mi risulta, ma che comunque in qualunque modo sono rappresentato, Non è questo rilevante. non mi cambia la disciplina che io gli attribuisco, ok? Quindi è irrilevante, cioè osserva una cosa che ai fini normativi è irrilevante, perché che lui sia rappresentato in un modo, che lui sia rappresentato in un altro, che non sia affatto rappresentato, non gli cambia la disciplina che gli viene attribuita. Probabilmente l'osservazione risente del fatto, e quindi no, una preoccupazione, diciamo, più che altro, che in passato non era così effettivamente, cioè nel Esatto, modo in in cui poi. passato era esattamente il contrario, cioè se eri precario avevi delle categorie di intervento, se eri, dico, come ha usato lui un termine, diciamo, un effettivo edificio, avevi un'altra Solido. classificazione. Non so se è stato chiaro, sono stato chiaro ora, Riccardo. Allora, le osservazioni sull'articolo numero 4 sono diverse e quindi conviene, diciamo così, scorrerle una a una in modo che le vediamo, diciamo, tutte con la dovuta attenzione. Allora, la L'articolo prima. 5, Simone, sul 5. Scusate, l'articolo 5, non l'articolo 4. Allora, la prima osservazione sull'articolo 5 è la numero 30. Il tema che viene posto nell'osservazione numero 30 è la possibilità, diciamo così, di agire
anche al di fuori della riserva urbanistica. Qui viene, diciamo, in gioco il tema della riserva. Voi sapete, no, che noi abbiamo definito nel territorio urbanizzato la riserva sulla base, diciamo così, di un principio di interpretazione degli ambiti strettamente funzionali dell'edificio e sulla base, diciamo, del fatto che ti trovi nel territorio urbanizzato, per quello che riguarda il territorio urbanizzato, mentre nel territorio rurale la riserva è geometrica. Questo cittadino ci pone il tema della reserve nel territorio rurale, dicendoci sostanzialmente che insomma, vorrebbe muoversi oltre quel raggio di 30 metri per intervenire sul suo fabbricato che è stato definito. Questo nell'osservazione numero 30, poi scorre, che è a pagina 2 del registro. Poi un'altra osservazione sull'articolo 4 è la numero 140, che è a pagina. Non l'articolo 4, l'articolo 5. Articolo 5, chiedo scusa, che è a pagina 8. Anche qui per la parte dell'osservazione. Poi ci ritorneremo su altri articoli che riguarda l'articolo 5, si pone sempre lo stesso tema, cioè il limite costituito dalla reserva. Insomma, sono tutte osservazioni dove ci invitano a riflettere Ma sulla qual è possibilità. l'osservazione ultima, l'osservazione numero? La 140, che è a pagina 8, Sì. se voi vedete la sintesi, una parte dell'osservazione diciamo così, beh, qui addirittura chiede la possibilità di spostamento entro la risede, ma questo, diciamo, viene da sé, nel senso che se l'intervento è consentito, ti puoi spostare dentro la risede. Quindi, come vedi, Riccardo, noi le prendiamo in esame tutte, anche quelle dove, diciamo, la norma già consente l'intervento, ma ovviamente gli va dato una risposta. Poi la numero 228, nella numero 228, che è l'osservazione del Collegio dei Geometri, che è a pagina 14 del registro, vedete c'è la richiesta, qui è molto precisa la richiesta, si chiede di estendere il limite della reserve da 30 a 50 metri e di prevedere sostanzialmente una norma di deroga a questo limite massimo che il collegio chiede di spostare a 50, quindi da 30 a 50, e poi introdurre anche, diciamo, delle regole derogatorie nell'ambito del territorio urbanizzato e nell'ambito del territorio rurale nelle zone RA e RB. E questa è l'osservazione su questo punto, la 228. Poi c'è sempre sullo stesso articolo l'osservazione numero 230 che trovate a pagina 16 del registro, dove ci viene chiesto di introdurre uno specifico capoverso che consenta alcune deroghe al limite massimo di estensione della risede in alcune categorie di intervento che sono la sostituzione edilizia e la ristrutturazione urbanistica, a condizione che ci sia un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e un miglioramento sotto il profilo paesaggistico ambientale, un miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità e per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia. In realtà, scusate l'errore, l'osservazione 230 è quella fatta dall'ufficio, è quindi quella proposta dall'ufficio che, diciamo, l'ufficio stesso ha rinvenuto l'esigenza di introdurre un elemento di flessibilità, di deroga al limite della risede. Quindi, per essere chiari, l'osservazione numero 230, che
che è quella dell'ufficio per quello che riguarda l'articolo 5, è quella che abbiamo già illustrato l'altra volta, cioè le condizioni di interesse pubblico per le quali noi riteniamo che si possa, l'ufficio ritiene che si possa introdurre appunto nella norma una deroga al limite della resede. Poi l'osservazione 334, che è a pagina. È a pagina 24, qui in realtà, eccolo, si chiede una modifica al punto B dell'articolo 5. Dove si Per me è chiede. molto confusionario, ti dico la verità, Simone. Io ti interrompo, io non riesco a lavorare in questa maniera qui. Ma io lo sto illustrando, se poi Hai ragione, Simone, ma mi salti di palo un frasca, mi salti e mi fai. Io non riesco a lavorare. è il Per me miglior modo per questo. lavorare, guardare Lo ogni singolo dico con tutta la tranquillità. Io non riesco a lavorare, saltando da un Consigliere, io articolo non ad so che cosa fare. un'osservazione. Lei quando abbia pazienza, io finisco No, l'illustrazione. Simone, io non faccio il mio ruolo, non svolgo il ruolo di No, commissario lei nella lo so, lei risoluzione. bisogna che se le guardi prima, altrimenti non Io ci le sto posso. guardando, io le voglio analizzare una a una, perché te mi spigli anche della 140, mi stai a dire, dimmi dove ne fa riferimento all'articolo 5, la 140. La 140, ma basta che me lo chieda, Ma consigliere. capito, Simone, Ma è scusi, ma scusi, difficile alzare consigliere, l'età, ma no? scusi, consigliere. Cioè io non è che le voglio dire, Finisco ma io chiedo a l'illustrazione. Alberto Iacomini che secondo lui è facile lavorare così, mi risponde Alberto che lavora. Scusi, consigliere, io finisco l'illustrazione. Poi, quando ho finito l'illustrazione, come abbiamo già fatto poco fa, tutte le cose non chiare, o per colpa mia, o perché magari lei non ha avuto modo di Tua, Simone. approfondire, ci si sferma e se ne parla, non ci sono problemi. Mi faccia fare Ma l'illustrazione, lo capisco, guardare Simone, articolo ma per lei articolo è il sia miglior modo troppo di chiaro, eh? lavorare. Allora, Io le sto vorrei salendo andare di palo, avanti, perché il basta. metodo di lavoro abbiamo già discusso, vorrei andare avanti. Sull'osservazione numero 140, se lei la vede, consigliere, pagina 8, nella sintesi dell'osservazione, lei vede vari punti. Il secondo punto, che è segnalato da una lineetta, riguarda l'articolo 5 e ci chiede, nell'osservazione numero 140, di poter consentire gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica dentro la resede di pertinenza. Quindi chiede l'osservante che questi interventi, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica, si possano fare dentro la resede. Questo ha chiesto l'osservante. La 228 l'avevamo illustrata, la 230 è quella dell'ufficio che abbiamo illustrato l'altra volta, nello spiegare qual era, diciamo, una delle modifiche normative importanti. La 334 era quella che stavamo esaminando. Se volete, questa la possiamo anche la sintesi leggere per una migliore comprensione. L'articolo 5.b disciplina negli insediamenti esistenti in territorio rurale la definizione di resede di pertinenza degli edifici nell'area massima ricompresa in un raggio di metri 30. La resede di pertinenza è quella in cui si limita l'ambito di intervento. Questa definizione è diversa rispetto al regolamento urbanistico, che era l'attuale regolamento urbanistico prevede fino a 15 metri, con la possibilità di arrivare a 50 metri con parere della CTA. Si chiede quindi di modificare il limite massimo di 1,30 m portandolo a 1,80 m. Poi vabbè, il cittadino spiega qual è la sua esigenza, cioè proprietario di un edificio, e quindi insomma questo spostamento gli consentirebbe di ubicare meglio il proprio edificio nell'esecuzione dell'intervento edilizio. Poi la 434, che è a pagina. Che è a pagina 29 del registro, anche qui stessa cosa, cioè si pone il problema, il cittadino chiede di modificare
questo riferimento a 30 metri massimo di pertinenza, mentre chiederebbe il cittadino di portarla a 50 metri, sottolineando che in questo momento il regolamento edilizio, l'articolo 48,2 lettera B, consente questa possibilità su parere della CTA, perché attualmente la regola è che nel territorio, rurale, la residenza dell'edificio è 15 metri e si può arrivare a 50 metri su parere della CTA. Poi, altra osservazione è la numero 468, sempre sull'articolo 5, che è a pagina 31. In particolare, il punto 3 della sintesi dell'osservazione, dice il cittadino, con riferimento all'articolo 5, si chiede che la possibilità appunto dislocazione dell'intervento sia estesa a un limite massimo di 50 metri invece dei 30 attuali. Come vedete poi, perché si lavora articolo per articolo? Perché molte richieste sono uguali e voi potete anche, e alcune invece sono diciamo uguali ma non identiche, no? Perché avete visto, qualcuno ha indicato 50, qualcuno 80, qualcuno la possibilità di introdurre delle deroghe, e quindi uno vede diciamo tutto il quadro delle richieste che vengono fatte. 469, qui il riferimento nella sintesi dell'osservazione, l'osservazione 469 a pagina 32, nella sintesi dell'osservazione siamo al punto 2 della sintesi dell'osservazione. Ed è identica, alla 468, stessa cosa. Si chiede sostanzialmente lo spostamento della risede fino a 50 metri. Poi la 475, che è a pagina 33 del registro, anche qui è il punto 2. E anche qui si chiede di passare da 30 a 50 metri. 476 è identica alla 475 come richiesta, intendo dire, il cittadino osservante è diverso, ma la richiesta è uguale. La 477 idem, è identica la richiesta, tra l'altro sempre punto 2. Se guardate la sintesi delle osservazioni, è sempre il punto numero 2 di queste osservazioni, che ci sta che siano state fatte anche, diciamo, dalla stessa mano tecnica. 479 che è a pagina 34, uguale, anche qui stessa identica osservazione, uguale proprio anche a livello testuale. 529 che è a pagina 30, questa invece è diversa, nel senso che qui si chiede, sempre in riferimento alla risiede, di passare da metri 30 a metri 40. Quindi qui la richiesta è da 30 a 40. 567, che è la pagina 43 del registro, qui viene in considerazione il punto 3. Ci chiedono una modifica fino a 50 metri, sottolineando che in questo momento appunto la disciplina prevede 15 metri come regola e 50 metri col parere della CTA.
la 572, che è a pagina 44 del registro delle osservazioni, è proprio l'inizio dell'osservazione che riguarda vari articoli. Anche qui si chiede di arrivare a 50 metri. E vabbè, e spiegano le esigenze che ci stanno dietro rispetto, diciamo, all'interesse del singolo. 574, è sempre la prima parte, ma anche, ecco, questa osservazione è tutta, diciamo, riferita invece al tema della resede da cima a fondo. E anche qui si sottolinea come si potesse arrivare a 50 metri nell'attuale disciplina. Si chiede un aumento della, in fondo in particolare, si chiede un aumento della resede di pertinenza fino a metri 50. Poi 581, ecco, invece 581, invece di chiedere, diciamo così, una modifica alla regola della resede in generale, si chiede l'introduzione di una deroga, cioè si chiede che il superamento di limiti alla trasformazione edilizia che derivi da fattori di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sia consentito attraverso la categoria dell'intervento della ristrutturazione edilizia, in modo anche da spostare, diciamo così, gli edifici dal punto in cui si trovano qualora ci sia una necessità di spostamento oltre il limite della resede. E questa era la 581, pagina 45. La 584 pone il tema, naturalmente, della resede. Come vedete, qui si parla solo e soltanto di questo tema. Anche qui ci chiedono, diciamo, di poter arrivare fino a 50 metri. La 585 è dello stesso uguale, anche qui chiedono di arrivare a 50 metri. La 590 è uguale, anche qui ci chiedono di arrivare a metri 50. Queste sono le osservazioni che riguardano l'articolo 5. Come vedete, in questo articolo il tema è questo. Il tema è, al di là delle varie motivazioni, no, che spingono poi i cittadini a presentare, diciamo, la richiesta, ciascun cittadino naturalmente spiega, no, qual è la sua esigenza, il suo problema, il suo desiderio, però ecco, l'oggetto della richiesta è quello, diciamo, di allargare gli ambiti, l'ambito della riserva, che è l'ambito dove si può fare l'intervento di ampliamento, di demolizione, di costruzione, di spostamento, laddove ovviamente poi le norme via via lo consentano. Qui non si tratta di stabilire ovviamente cosa si può fare o non si può fare sul singolo edificio, quello dipende dalle norme, no, sulle varie zone del piano che vengono dopo. Qui si tratta di stabilire, soprattutto il tema è il territorio rurale, come avete visto, qual è il raggio d'azione nell'ambito del quale si può fare un certo intervento. Allora, l'osservazione d'ufficio, come abbiamo, diciamo, illustrato l'altra volta, diciamo, ha mantenuto fermo la regola dei 30 metri, consentendo però di andare oltre i 30 metri quando ci siano una serie di miglioramenti che riguardano appunto gli aspetti igienico-sanitari, il recupero paesaggistico e ambientale, il miglioramento delle condizioni di accessibilità e mobilità, o il superamento di condizioni di pericolosità
idraulico-geomorfologica sotto il controllo del Consiglio Comunale. Quindi diciamo che la risposta a tutte queste osservazioni sarebbe: manteniamo la regola dei 30 metri, però se il cittadino ci fa vedere che intervenendo, diciamo così, sul suo immobile, oltre quella resede, si può, diciamo così, migliorare la condizione ambientale, di sicurezza, eccetera, insomma, del proprio bene, allora il Consiglio Comunale può concedere una deroga. È ammessa la deroga al limite massimo indicato alla precedente lettera B, nel caso in cui la categoria di intervento della sostituzione edilizia, ovvero della ristrutturazione urbanistica, sia condizione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, recupero paesaggistico ambientale, accessibilità e mobilità, limiti alla trasformazione conseguenti a prescrizioni di pericolosità o fa e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Poi, se non sbaglio, abbiamo anche detto che per quello che riguarda invece gli interventi pertinenziali, quindi la possibilità, no, di fare intorno all'edificio interventi come il garage, il forno, la piscina, per fare alcuni esempi, diciamo, fra i più classici. È possibile attraverso il regolamento edilizio, diciamo così, introdurre delle regole particolari che, diciamo così, possano anche consentire in certi casi di andare oltre. Vedete, ci sta mettendo la freccia l'architetto Cinquini, non so se lo fa apposta o per caso, che vadano oltre il limite massimo indicato dalle precedenti lettere. Vedete, il regolamento edilizio definisce casi. Torna dove eravamo, Fabrizio. Ti sei spostato, invece eravamo precisi. No, ci deve essere un ritorno di tempo perché sono dove dicevi te. Io lo No, vedo dove io dici te. parlo della risede, eh. L'hai spostato, non lo vedo più. No, è dopo probabilmente. Qui. No, è dopo. Allora è qui. Oh, eccolo lì. Il regolamento edilizio definisce altresì i casi, le tipologie e le condizioni degli interventi pertinenziali, delle piscine, di impianti sportivi, dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie, eventualmente realizzabili anche all'esterno del limite massimo indicato alla precedente lettera A e alla precedente lettera B, riferito a resede di pertinenza nell'ambito della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti in territorio urbanizzato e della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti in territorio rurale. Quindi, riassumendo in modo che sia chiaro, ci sono due temi. Uno riguarda l'ambito di intervento sull'edificio principale, quando il piano consente interventi di demolizione, ricostruzione o di ampliamento. Noi diciamo la regola è 30 metri, ma nel territorio rurale, che è l'oggetto delle osservazioni, ma se tu mi dimostri che andare oltre quel limite implica sotto il profilo di alcuni interessi ambientali, di sicurezza, paesaggistici, di mobilità, di accessibilità, implica un miglioramento dell'intervento, io consiglio comunale posso autorizzarti di andare oltre il limite dei 30 metri. E quindi non si introduce, diciamo, un limite diverso che può essere 50, qualcuno ha chiesto 50, qualcuno 40, qualcuno addirittura aveva chiesto 80. Diciamo la regola è 30, perché 30 è un ambito ragionevole. Se si vuole andare oltre, si fa una valutazione di interesse rispetto a questi valori. Questo per quello che riguarda gli interventi sull'edificio principale. Invece, per quanto riguarda gli interventi pertinenziali, e quindi le piscine, il garage, un impianto sportivo di pertinenza di una casa, il forno,
questi interventi sarà il regolamento edilizio a definire i casi oltre i quali si può andare oltre 30, i 30 metri, perché tutto questo mondo è disciplinato dal regolamento edilizio. Quindi tutte quelle osservazioni che abbiamo visto fino ad ora vengono sostanzialmente accolte parzialmente, se vogliamo usare un'espressione di sintesi, con una disciplina che in ogni caso consente a determinate condizioni di andare oltre il limite di 30 metri. Ho una domanda. Anch'io. Anche io dopo. Allora, non so per chi in realtà, forse sia per Fabrizio che per la Manola. Dunque, in merito alle osservazioni 228 e 581, ossia la proposta che è stata formulata dal Collegio dei Geometri, cioè quelle in sostanza per le partizioni territoriali miste in cui possono ricadere determinati edifici, cioè come si controdeduce? Poi, stessa domanda per la 581, mi sembrano osservazioni che hanno un perché, ecco. E ora, la 581 in realtà lui propone di intervenire all'interno dell'articolo 5, noi si dice che l'accoglieremo, insomma la valuteremo, però riteniamo più opportuna la sede normativa degli articoli 22, 23 e 24, no? Nella controdeduzione d'ufficio. Mentre invece volevo sapere come si tiene conto e se si tiene conto qual è la valutazione d'ufficio sulla parte dell'articolo dell'osservazione 228 che riguarda l'articolo 5. Chi Scusa si ricorda? Giacomo. Fabrizio? Sì. No, io credo di aver capito quello che chiede Jacopo, Ecco, quindi perché io non l'ho capito. mi permetto di dirlo io, però salvo vostra correzione tua e di Manola. Allora, il tema è questo. Cosa succede se un edificio si trova a cavallo fra due zone, per cui sostanzialmente l'ambito della risede è condizionato, no, dal fatto che un edificio, più che un edificio, diciamo così, una proprietà, no? Una proprietà dove c'è un edificio con un terreno intorno, cosa succede se una parte di quell'area si trova in una zona diversa? Allora, noi siamo arrivati a dire, Jacopo, con un certo sforzo, nel senso che è il massimo possibile, che gli interventi pertinenziali a determinate condizioni possono anche non tener conto del limite di zonizzazione, cioè se un edificio si trova in una zona a confine con un'altra, a livello di interventi pertinenziali, con una disciplina che il regolamento edilizio approfondirà, diciamo, si cerca di superare questa barriera, no? Chiamiamola pianificatoria. Di più non si può fare, nel senso che invece per quello che riguarda gli interventi sull'edificio principale, se l'edificio principale ricade nel territorio rurale, si segue la regola del territorio rurale. Se ricade nel territorio urbanizzato, si segue la regola del territorio urbanizzato. Questo è il motivo per cui, quando noi vedremo le osservazioni cartografiche, vedremo che molte osservazioni riguardano nel territorio urbanizzato il confine fra territorio urbanizzato e territorio rurale. Cioè molti cittadini, come anticipavo, mi pare la scorsa commissione, ci hanno chiesto, no, nel territorio urbanizzato di avere un pochino più spazio di intervento. Perché, ora poi ripeto, Cinquini è qui e la Manola pure, e la Manola Bonari pure, non possiamo proprio per legge dire che un edificio principale sta a cavallo fra due zone. Intervenendo, dico, su quell'edificio. Mentre sulle pertinenze un margine c'è, fuori dagli interventi pertinenziali no. E La questo è il domanda è motivo. sulla pertinenza, solo sulla Però pertinenza. posso un attimo spiegare meglio io. Dunque, nel territorio rurale il problema è inesistente. Io non capisco perché i geometri insistono con questa cosa. Nel territorio rurale il problema è inesistente, perché indipendentemente dalla zona, gli interventi ammissibili
sono riferiti all'edificio, i 30 metri che intersecano 1 più 3, 4 zone, l'intervento ammissibile è quello riferito all'edificio, quindi in territorio rurale il problema non sussiste, okay? Del passaggio da una zona all'altra. In territorio urbanizzato il tema sussiste, ma è insuperabile perché appunto la zona costituisce lotto urbanistico di riferimento e quindi ogni zona ha delle categorie di intervento a cui in quel caso, siccome l'intervento edilizio è riferito alla zona e non all'edificio, se te cambi di zona hai altri interventi. Pur tuttavia, rimane anche qui il fatto che non è detto che se tu passi da zona B1 a zona B2, a zona da 1 a 2, comunque ogni zona ha le sue categorie di intervento e quindi te in ogni zona applichi quella categoria di intervento, no? Quindi tipicamente, siccome poi il problema è sempre, come diceva Simone, l'intervento pertinenziale, il garage, la piscina, eccetera, non è che in zona l'intervento pertinenziale non si faccia, no? Oppure quindi tutta una serie di interventi minori che verranno regolati dai regolamenti edilizio prescindono dalla destinazione di zona. È un po' una fissazione, diciamo, che su magari qualche caso limite, diciamo, no? Paradossale, ma che nel 90% dei casi non Sì, sussiste. ma infatti quando ho visto che l'aveva fatto il collegio dei geometri mi è parso strano, credevo l'avesse fatto uno che era in Sì, poi corso ora una il problema dinamica del è che genere. il Collegio dei Geometri, in realtà, permettetemi di dirlo, non ha fatto un'osservazione. E è il problema per cui è anche difficile rispondere, perché ha proposto un test emendato, che è un'altra cosa. Quindi su questo, peraltro, secondo me, in maniera assolutamente scorretta. Comunque, questo lo dico a titolo del tutto personale. Quindi loro non hanno fatto un'osservazione, hanno proposto un test emendato. Quindi te non sai mai come fai a rispondergli, no? Cioè, a quale punto dell'osservazione dei geometri stai rispondendo quando gli rispondi proponendo un test emendato, no? Non so se riesco a spiegarmi, no? Perché inevitabilmente loro qua e là nelle norme propongono di cambiarlo e non hanno fatto come invece hanno fatto gli architetti: all'articolo X si propone di, all'articolo Y si propone di, eccetera. Quindi vedrete che la risposta, tant'è, all'osservazione dei geometri è un po' criptica, perché appunto noi abbiamo dovuto vedere tutto il test emendato e di volta in volta decidere se era interessante o interessante, peraltro dovendo intersecare, come Simone sta dimostrando, con altre migliaia di osservazioni che invece puntualmente su ogni singolo articolo venivano fatte, per cui magari sullo stesso comma dove c'è una proposta di emendamento dei geometri c'è magari quattro proposte di emendamento di quattro cittadini singoli, capito? E quindi di volta in volta si creava anche l'equivoco che al cittadino singolo gli puoi rispondere puntualmente e al geometra e ai geometri no. Ok? Devo dire che, come ha detto l'architetto Cinquini, io la vedo un po' diversamente, nel senso che io invece penso che sulle osservazioni ci sia una certa libertà di forme. È chiaro che è vero quello che dice Fabrizio. Alcuni hanno diviso, diciamo, l'osservazione per articoli e altri no, ma insomma il senso del contributo è arrivato e noi poi alla fine ci siamo espressi su quello che l'osservazione voleva dire nella sostanza. Quindi, però ecco, ci tenevo Fabrizio, perché questo ne abbiamo discusso molto, se ricordi, a precisare che questo limite di zona anche fra il territorio urbanizzato e il territorio rurale, noi, dopo una lunga discussione, ci siamo sentiti di poterlo superare per gli interventi pertinenziali, tant'è che la norma consente il superamento di questo limite rimandando la regolamento edilizio. Mentre ci sembrava insuperabile, perché lo è, ovviamente, intendo dire, fra territorio urbano e territorio rurale, non dentro i vari ambiti urbano o rurale, mentre non è superabile per quello che riguarda l'intervento sull'edificio principale, nel senso che lì chiaramente o applichi una disciplina o ne applichi un'altra a seconda di dove si colloca l'edificio. C'era anche Erra che voleva intervenire. Sì, volevo dire, c'era Alberto, ma è uguale. No, Dopo non lo Alberto. so chi è che ha No, no, chiesto. vabbè, dico io e dopo lo dice Alberto. Intanto volevo capire, ma allora questa osservazione che vuol modificare l'articolo 5 non è stata accolta? Parzialmente accolta. Vedi Ma che che l'articolo significa? Ma io 5, riesco a capire che sia parzialmente accolta. perché nell'articolo 5 Modifica la abbiamo distanza. le parti in giallo, Ora Fabri... Riccardo, vedete. no, mi facevi la domanda, ti rispondevo.
è accolta parzialmente. Le modifiche sono due. Parlo di quelle sostanziali. Una la vedi ora davanti. Questa qui che hai davanti, le prime modifiche gialle che hai davanti, quelle che ti sta sottolineando Fabrizio Cinquini a video. Sostanzialmente si dice che si può andare oltre il limite di 30 metri in presenza di alcuni elementi di interesse paesaggistico ambientale, per migliorare le situazioni, diciamo, di pericolosità o fattibilità idraulica o geomorfologica, per ragioni igienico-sanitarie, per migliorare la condizione di accessibilità e mobilità, e tutto questo viene fatto sotto il controllo del consiglio. Quindi un cittadino viene e dice: la norma mi consente la sostituzione edilizia, però voglio spostare il mio edificio oltre il limite di 30 metri. Il consiglio comunale valuta se questo spostamento oltre il limite dei 30 metri è migliore dal punto di vista paesaggistico, oppure è migliore dal punto di vista ambientale, oppure consente una migliore accessibilità all'edificio, oppure consente di mettere in sicurezza quell'edificio che magari invece si trova, no, in una zona dove c'è una frana o c'è un rischio idraulico. In presenza di una serie di condizioni positive, il consiglio comunale dice: ok, vai oltre i 30 metri. Senza indicare un limite, la norma, fra l'altro, non lo indica, lo decide il consiglio comunale. Sarà lo spostamento, no, strettamente necessario a realizzare quegli obiettivi che la norma definisce. Questo per quello che riguarda l'intervento sull'edificio, principale, mentre per quello che riguarda le pertinenze, Ecco, sì. garage, la piscina, il forno a legna, lì si dice: se ne occuperà il regolamento edilizio, che potrà anche stabilire i casi in cui si può andare oltre il limite dei 30 metri. E quindi questo tema, per quello che riguarda gli interventi pertinenziali, diciamo, viene spostato al regolamento edilizio, perché il regolamento edilizio è quello che si occupa di questo tipo di interventi. Quindi viene, diciamo, le varie osservazioni vengono parzialmente accolte, perché, diciamo, con strumenti che magari non sono uguali a quelli che ci sono stati richiesti, però abbiamo introdotto la possibilità di andare oltre i 30 metri. Volevo aggiungere una cosa, non avevo finito. Mettiamo il caso di una villetta singola che mi era venuta in mente, no? Che ha una reserve piccola. E se compra un terreno agricolo e lo accanto e lo fa diventare accessorio alla residenza, diciamo così, per dire un terreno agricolo, ce la può fare la piscina su questo terreno o meno? Cioè, se il terreno diventa parte della casa, capito? Non che lo prenda. Se sei nel territorio rurale e sei nei 30 metri, lo farai in automatico. Se sei oltre i 30 metri, dovrai dimostrare che è meglio, dal punto di vista ambientale, paesaggistico, oppure per i problemi idraulici che ci sono, geologici, eccetera, e te lo autorizza il consiglio comunale. Quindi la Mi sono risposta è: spiegato male qui, volevo dire una cosa, scusa, se uno ha 5 metri dal confine, poi compra un terreno agricolo che è 50 metri, per dire, ce la può fare la piscina nell'ambito dei 30 metri, anche se i 30 metri vanno sul terreno agricolo che ha comprato perché diventa parte della casa? Ecco la mia domanda, ai forse. 30 metri valgono solo nell'area agricola, Riccardo, non nel territorio Se è un urbanizzato. terreno agricolo. Allora, la domanda di Riccardo è: vediamo se ho capito bene. Io ho un edificio nel territorio urbanizzato. Giusto. Ho il confine fra territorio urbanizzato e territorio rurale a 5 metri. Compro un terreno agricolo accanto al territorio urbanizzato per darmi un pochino più di spazio per fare un intervento pertinenziale. Lo posso fare? La risposta è: sarà il regolamento edilizio che stabilirà quando lo puoi fare andando oltre il limite del territorio urbanizzato, perché abbiamo I detto. casi e le condizioni, diciamo, i casi e le Esatto. condizioni è che sarà sempre ammissibile. È il regolamento edilizio che dice quando e come è ammissibile. Riccardo, è una discussione che viene sostanzialmente rinviata, passerà di qui al regolamento edilizio, nel senso che noi si potrebbe valutare, intendo dire, come amministratori, poi vedremo quali saranno le opinioni, ma si potrebbe valutare che per certi interventi pertinenziali è meglio una cosa, per altri è meglio un'altra, oppure
oppure fare una regola che vale per tutti, è una cosa che decideremo nel regolamento edilizio. Già ora, fra l'altro, il regolamento edilizio era quello che diceva si può andare a 50 metri col parere della CTA favorevole. Già ora questa parte era nel regolamento edilizio, quindi è corretto, diciamo, discuterla lì. Quando discutiamo come si fanno gli interventi pertinenziali, quali sono gli interventi pertinenziali, è tutto un mondo dei regolamenti edilizio. Sì, anche io l'ho chiesto, perché non vorrei che, se non si scrive nel piano operativo, insomma, se va in contrasto col piano operativo, prevale il piano operativo e nel regolamento edilizio non la puoi fare, ecco. C'è il rinvio, il piano operativo rinvia il regolamento edilizio e quindi va bene. Problema che dici te sorgerebbe se non ci fosse un rinvio al regolamento edilizio del piano operativo. Tenete conto anche di un aspetto che riguarda, un conto è l'intervento pertinenziale, i volumi tecnici e tutto quello che è l'attività edilizia libera. Nel caso delle piscine, degli impianti sportivi, tutto cambia ogni 2 o 3 mesi in base ai decreti semplificazione che il nostro governo ci regala, per cui non sappiamo mai cos'è, se, perché in questo momento se diventasse una categoria di intervento a tutti gli effetti, la stregua della modificazione, allora sarebbe diverso. Quindi è anche vero che ci si muove in un terreno che è liquido, cioè in cui il legislatore, soprattutto nazionale, cambia le condizioni ogni pretesto spinto, quindi il regolamento edilizio le dovrà inseguire. Ecco, diciamo. Che sono decreti semplificazioni che mi pare che semplifichino poco. Ecco, diciamo. Presidente, non so se voleva intervenire anche Iacomini. Alberto Iacomini. Aveva detto di sì. No, rinuncio all'intervento. Grazie. No, allora ascolta, però mi dici una cosa sulla 581 invece. Cioè, dall'istruttoria vedo che... Io non ce l'ho registro, bisogna che Manola ci dica cos'è la 581. Sì, sì. È una proposta di modifica in sostanza in particolari condizioni dovute al... Cioè, introduce la possibilità degli interventi laddove ammessi della categoria di intervento della ristrutturazione edilizia, qualora ammesso dal piano operativo, nelle singole partizioni spaziali, per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguente a disposizioni di pericolosità idraulica o geomorfologica sovraordinata. Andiamo un po'. Sì. Ma come risulta? No, ma allora... parzialmente accolta, perché non specifica che tipo di intervento della ristrutturazione edilizia. Jacopo, qui il problema è questo. Il problema è questo. L'articolo 5 definisce soltanto l'ambito, no, di intervento attraverso il concetto della resede, mentre le categorie di intervento dipendono dalla classificazione dell'edificio, no? Quindi, perché parzialmente accolta? Perché noi accogliamo la regola generale per la quale, no, se c'è un rischio idraulico ti puoi spostare, ma poi la possibilità di demolire e ricostruire l'edificio dipende, diciamo così, dalla disciplina che poi via via incontriamo nelle varie zone del piano, no? Per cui se vogliamo ampliare le possibilità di intervento sull'esistente, questo lo vediamo non nell'articolo 5, ma negli articoli che verranno, diciamo, che sono successivi. Tra l'altro ci sono osservazioni, no, dove ci hanno chiesto, a seconda delle zone, di dare più possibilità di intervento sull'esistente. Quindi è parzialmente accolta in questo senso. Cioè la regola... Il senso dell'osservazione in realtà mi sembra quello che... Non tanto la sua proposta di formulazione di comma 3 bis, quanto quello che dice sotto. E però ce l'ha chiesto lì, capito qual è il problema, Jacopo? Ci ha chiesto sì, no, 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 no,
Infatti, guardando il parere dell'ufficio, dico, vediamo poi quando si arriva a quegli articoli lì che ne è di questa volontà. Ecco, insomma, Esatto, questo. esatto. Diciamo che per il 5, per quello che riguarda il 5, questa è accolta. Per quello che riguarda soltanto l'articolo 5, è che lui ci chiedeva delle cose che non possono essere affrontate nell'articolo 5, ok? Sì, va bene, guardiamo che come, cioè, se ne teniamo conto poi quando arriviamo a quelli lì, ricordiamoci. Ma tanto insomma ci sarà segnalato al momento in cui si arriva all'articolo. Ok, poi articolo 6. L'articolo 6 abbiamo soltanto l'osservazione dell'ufficio, che è la numero 230. Dove abbiamo precisato meglio la formulazione del comma 1. Qui è stato precisato, correggetemi se sbaglio, lo dico all'architetto Cecchini, all'architetto Bonari, diciamo così, il PO disciplina tutta la categoria degli interventi aventi rilevanza edilizia. Perché quelli, diciamo, privi di rilevanza edilizia sono sempre ammessi, l'abbiamo scritto da qualche parte, e che il regolamento edilizio dovrà disciplinare e dettagliare meglio tutta una serie di aspetti che sono quelli che via via le norme del piano operativo richiamano. Vedi, Riccardo, la domanda che facevi te prima, no? Anche qui c'è una risposta. Vedi, c'è un rinvio al regolamento edilizio dove si dice via via il regolamento edilizio deve disciplinare diciamo gli ambiti che il PO lascia alla disciplina del regolamento edilizio in vari articoli e abbiamo indicato quali sono gli articoli 5, 7, 10, 11 e 12 e poi abbiamo messo una norma di chiusura laddove ce ne fossimo dimenticati qualcuno e comunque in tutti i casi in cui c'è un rinvio al regolamento edilizio da parte del PO. Quindi questa è una sistemazione testuale senza alcun effetto pratico, eh? Abbiamo scritto meglio semplicemente l'articolo 6 sul regolamento edilizio. Poi, osservazioni che riguardano l'articolo 7. Anche qui c'è semplicemente l'osservazione d'ufficio, quindi pagina 16, numero 230 del registro delle osservazioni. Qui essendo d'ufficio, conviene guardare direttamente il testo che è stato introdotto. Ecco, qui è stata fatta semplicemente un'operazione di completamento del tessuto normativo rispetto a delle regole che sono già esistenti. Non abbiamo introdotto niente di nuovo, semplicemente c'era sfuggito di riportare, diciamo, questa parte normativa nel nuovo PO, nell'attuale regolamento urbanistico c'è già. Praticamente questa norma fa riferimento agli standard urbanistici previsti dal decreto ministeriale 1444 del 68 e sostanzialmente si dice che, ma è già così ora, quando l'intervento produce l'aumento di una sola unità immobiliare, il reperimento di standard urbanistici è da computarsi al 50%, mentre per eventuali interventi che implicano un ulteriore aumento delle unità immobiliari, gli standard urbanistici dovranno essere ricalcolati per tutte le unità immobiliari in aumento rispetto all'origine. Questa norma esiste già. Il senso di questa norma è che se uno fa la casa in più per il figlio,
ti aiuto anche dal punto di vista degli standard urbanistici. Se fai un intervento dove produci più unità immobiliari, allora è giusto che gli standard urbanistici vengano, diciamo, verificati al 100%. Quindi è una misura con la quale si è venuto venire incontro, ma già all'epoca del regolamento urbanistico, a, diciamo così, alle esigenze più di carattere familiare. Nessuna novità, quindi, era già nel regolamento urbanistico. Poi è stato precisato al comma 7, insomma, che per quello che riguarda i parcheggi previsti dalla 122 dell'89, sono sempre dovuti, nel caso di nuova edificazione e nel caso di addizione volumetrica, naturalmente in questo caso solo per la parte ampliata. Mentre non sono dovuti nel caso in cui ci siano interventi sul patrimonio edilizio esistente che non producono aumento di volume, e poi sulla base di quello che prevede la legge per incentivare il commercio al dettaglio, i negozi, diciamo, al dettaglio, abbiamo previsto che, non so se puoi scorrere la norma, Fabrizio, che in tutta una serie di zone, quelle dove ci sono i centri commerciali naturali, non è dovuta la superficie da destinare a parcheggi per la sosta. Cioè, se io apro un negozio nuovo, nel centro storico di Camaiore, piuttosto che in uno dei centri commerciali naturali del nostro comune, se io apro un negozio, io comune non ti chiedo di trovarmi, i parcheggi per la sosta. Vuoi perché nelle aree particolarmente urbanizzate questo è complicato, vuoi perché noi abbiamo interesse ad incentivare la nascita di nuovi esercizi commerciali, diciamo di vicinato, e il commercio al dettaglio, di qualità dei nostri centri commerciali naturali. Quindi è una norma che va nella direzione, insomma, di aiutare gli investimenti di quella natura. E mi pare che nell'articolo 7 non ci sia altro, se non sbaglio. Io volevo chiedere una cosa. Chiedo una seconda. In relazione ai parcheggi, cioè dico, se i parcheggi privati di pertinenza sono sempre dovuti e necessari per nuovi interventi di trasformazione e per interventi di addizione volumetrica. E se non ci fosse spazio per questi parcheggi, sono monetizzati? Esatto. No, non so, esatto, ma insomma, ora io ho anche meno esperienza di voi in questa materia, ma ha senso o è solo un discorso per far guadagnare qualcosa al comune? Che è legittimo, è fuor di Dio, però a volte magari viene a costare troppo dopo un intervento, non lo so, chiedo. Ma allora, Riccardo, su questo possono essere più precisi di me l'architetto Cinquini e l'architetto Bonali. Io credo che mentre sugli interventi, diciamo, che non provocano aumento, no, di volume, noi si sia liberi di dire che non vogliamo lo standard, io non credo che lo si sia invece nel caso di interventi, diciamo, come quelli che abbiamo disciplinato. E per la verità, la logica dovrebbe essere quella che, dico dovrebbe perché direi una bugia se dicessi che tutti i soldi incassati così vengono reinvestiti in questo modo, però la logica, quindi te lo anticipo io, no? Però la logica dovrebbe essere quella per la quale se io incasso a livello di monetizzazione delle somme di denaro, poi quelle risorse le uso, no? Per investimenti che aumentano gli standard urbanistici, quindi aree verdi, parcheggi, strade, no? Quindi il senso della monetizzazione dovrebbe essere: te non sei in grado di trovarmi lì, no? Gli standard che io ti chiedo, allora mi paghi un corrispettivo perché io comune magari possa investirli allo stesso scopo da altre parti. Poi che questo succeda sempre, ti direi una bugia, nel senso che non mi risulta che ci sia un vincolo nel bilancio. Però la logica dovrebbe essere questa, insomma, quella della monetizzazione. Non so se
l'architetto Bonari e l'architetto Cinquini vogliono aggiungere qualcosa su questo. No, sono d'accordo con quello che dici. No, no, mi chiedeva. Quindi lo scopo, Riccardo, non dovrebbe essere far cassa, lo scopo dovrebbe essere dotare il comune delle risorse che servono per fare quegli spazi pubblici che in una città servono, no? Mano a mano che nascono insediamenti o si ampliano insediamenti esistenti, la città ha bisogno di dotazioni urbanistiche che laddove tu non puoi ricavare in loco, perché magari la situazione lo consente, le puoi ricavare magari, no? In altre zone fuori dalla proprietà di colui che fa l'intervento edilizio. Questo dovrebbe essere il senso, insomma. E credo che i margini siano questi, quelli che abbiamo percorso. Non è una novità, ecco, c'è sempre stato questo. Posso un'osservazione? Allora, in relazione a questo ultimo comma introdotto per i parcheggi, no? Allora, si fa riferimento alle partizioni spaziali delle zone di impianto storico, no? Inseriamenti di impianto storico. Ci si riferisce, non me lo ricordo perché non ho la cartografia sotto mano, anche ai nuclei rurali delle frazioni? Per assimilazione, intendo, la normativa. Usa questo comma 8? Sì, cioè No. quelle zone lì, Fabrizio, non sono le zone in genere, No. insomma, No, assimilate. se vogliamo che questa cosa sia estesa, va chiarito. Cioè, diciamo così, i centri e gli agglomerati di antica formazione, gli A2, sono buona parte delle nostre frazioni collinari, perché sono tutti centri. Sono tutti gli Ora A2, però se vogliamo lo possiamo anche estendere in effetti ai nuclei rurali, come dicevi te. Ecco, questo non ce perché l'abbiamo infatti, messo. no, cioè il Potrebbe. cambio di uso è consentito, no? Quindi Sì. alla fine. Allora, sì, allora andrebbe esteso anche ai nuclei rurali, che sarebbero, poi aspetta un attimo, ti dico anche la classificazione. Il nucleo rurale è come questi qui, gli articoli 60 e 61, che RA sono gli RA e gli RB. Quindi questa magari è una proposta che possiamo, Antonella, nel famoso elenchino delle cose da discutere con il segretario comunale, questa e RB. Sì, potrebbe essere, ok, va bene. quindi di aggiungere all'articolo al comma 8 dell'articolo 7 anche il riferimento ai nuclei rurali di impianto storico recente RA e RB. Pare condivisibile. Sì, anche secondo me. Grazie, va bene. Ci vedo che cosa la colla, Stefano. Poi articolo 8, anche qui l'unica osservazione. No, stavo per dire una cosa sbagliata. Allora, articolo 8 ci sono due osservazioni. Una è quella d'ufficio, e la vediamo fra un attimo, e l'altra è la numero 122, che peraltro è stata accolta totalmente. Questa osservazione, la numero 122, è stata presentata da Legambiente. Ma io non riesco a capire dov'è, perché non c'è riportata la 122 sull'articolo 8. No, infatti anche a me. No, perché scusate, forse perché all'articolo 8 abbiamo aggiunto una zona, anzi, tra l'altro c'è un qui manca ancora. No, non ho capito. Avendo
Dunque, il problema qual è? Ora, se, guarda, cioè, qui, rilevo un errore non ancora risolto, questa cosa qui. Siccome qua abbiamo accolto una osservazione di Lega Ambiente che introduce questa nuova zona, le aree umide residuali ererite H4, vedete? È questa qui, ok? Che poi vedremo, ok? In funzione di questo, all'articolo 8 in effetti, ma non l'avevo ancora messo per errore, quindi ci va aggiunto H4 che non c'è. Mi seguite? Sì, Allora, quindi mi sono. allora su questo aspetto l'osservazione di Legambiente, fermo restando il richiamo necessario nell'articolo 8, ci torniamo allora quando parliamo dell'articolo 32 bis, quello che insomma è stato introdotto. Sì, Mentre questo, guarda, questa è una correzione che mi sento di fare subito anche senza il segretario, perché in effetti è è una un errore dimenticanza. materiale, certo. Sì. E invece per quello che riguarda l'osservazione d'ufficio, è stata segnalata la necessità di trasferire nell'elenco del comma 2 la disciplina delle D4, portandole nell'elenco delle zone omogenee B. Questa è l'assimilazione che è stata modificata per il discorso, ti ricordi, dei certificati? Sì, fra l'altro qui, poi lo spieghiamo anche ai consiglieri, c'è un altro aspetto che abbiamo discusso con la Manola nei giorni scorsi e che però secondo me Manola era già stato corretto, ma ah no, perché c'è già, ecco, verifichiamolo perché questo è un aspetto importante. Cioè, lo spiego meglio. Certi vantaggi fiscali, per esempio la possibilità di rifare le facciate, correggetemi se sbaglio, lo dico all'ufficio, sono connessi a, diciamo, l'assimilizzazione di alcune zone alle zone cosiddette B. Le zone B sono le zone del tessuto recente urbanizzato, ok? Allora, uno dei problemi che si è posto riguarda proprio gli alberghi e riguarda gli stabilimenti balneari, cioè in che area, diciamo, cadono queste realtà. Per quello che riguarda le strutture turistico-ricettive, noi stiamo sostanzialmente attraverso la modifica precisando che gli alberghi, che tra l'altro sono prevalentemente, no, nel tessuto edilizio recente di Lido di Camaiore, sono del tutto assimilabili alle zone omogenee B. E diciamo lo stesso problema si pone per il PUA, per il piano di utilizzazione degli arenili. Ora non so se Fabrizio scorrendo la norma lo individuiamo, a me sembrava che già nell'osservazione d'ufficio fosse stato inserito nelle No, zone B. no, il PU è già, gli stabilimenti balneari sono già nelle zone B. Gli stabilimenti balneari sono già nelle zone B sin dal momento dell'adozione. Allora. Allora, questo è importante perché sono stati chiesti dei pareri, no, a tal proposito, e il fatto che sia già, diciamo, il PUA nelle aree B nel piano adottato, insomma, aiuta diciamo, a dare un'interpretazione coerente con questa scelta. Quindi non c'è necessità di alcuna modifica, l'abbiamo già inserito. Questa praticamente è la classificazione delle varie aree sulla base del DM del 68, che per esempio in questo momento ha una rilevanza pratica sotto il profilo di alcuni incentivi fiscali. E l'osservazione d'ufficio mira semplicemente appunto a correggere l'inserimento degli alberghi che erano stati inseriti nelle zone D e invece più opportunamente fanno parte, sono assimilati alle zone B, giusto? Poi,
Io non ho capito, Cinquini, quello che ha inserito. Aree umide residuali? Dunque, Lega Ambiente, quando poi ci arriveremo, Sì, ma... chiede di individuare una serie di aree come aree umide, relitte, retrodunali e costiere, ok? Quindi come delle aree umide, perché se leggerete poi l'osservazione c'è tutta un'argomentazione anche abbastanza articolata sul fatto che sono molto importanti a fini degli equilibri della falda freatica, eccetera, eccetera, e segnala anche quali sono queste qui. Ma ne discuteremo quando arriviamo all'articolo che le introduce. Quindi, però, introducendo una nuova area, siccome qui c'è l'elenco di tutte le aree, no? È chiaro che mi ero scordato, cioè ho modificato le carte, ho fatto la norma, ma non ho aggiornato l'elenco, ok? Ok. E la norma poi la vediamo quando ci si arriva. Allora, osservazioni sull'articolo 9. Non ce ne sono, non mi risulta che ci siano osservazioni sull'articolo 9. Controlliamo se è così. Sì, è così. Poi, osservazioni sull'articolo 10. Allora, articolo, osservazione numero 6, che è la prima del registro, e qui ci hanno semplicemente segnalato una serie di errori. Allora, ci hanno segnalato sull'articolo 10 sull'articolo 10 ci hanno semplicemente segnalato un errore di riferimento normativo. Avevamo sbagliato il riferimento normativo e quindi è stata accolta. Questo. Tra l'altro, questa osservazione, la numero 6, è totalmente accolta, anche per altri punti che poi vedremo. Poi, altra osservazione sull'articolo 10 è la numero 140. Allora, in realtà, se mi fa vedere, se Fabrizio mi fa vedere le modifiche normative dell'articolo 10, realtà questa osservazione, scusate un attimo, la 140. Questa l'abbiamo già ampiamente esposta anche l'altra volta, è quella su interventi pertinenziali in recupero degli edifici esistenti, tant'è che c'era stata anche la proposta di Alberto Iacomini per quanto riguarda gli edifici storici, lo ricordate? Queste sono sia osservazioni del Collegio dei Geometri e di alcuni cittadini privati che sono appunto la No, 140. stavo guardando Fabrizio per i commissari, no? Perché giustamente su questa ragione chi l'ha detto, insomma, via via bisogna vederlo, no? In riferimento all'osservazione. Sostanzialmente l'articolo 10 che non è individuato nella sintesi dell'osservazione, però riguarda il tema appunto della disciplina degli interventi pertinenziali. Al di fuori del dimensionamento del piano, Esatto. e gli altri aspetti a cui faceva Questa riferimento. prova spiegata bene, perché io onestamente non riesco a capirla. Questa la possiamo rileggere. Ora, prima le guardiamo tutte. E poi la leggiamo. Allora, 217. No, era per dire che la 140 non c'è un'individuazione precisa dell'articolo 10. Ci sono una serie di richieste che sono state
diciamo, accolte in buona parte con l'articolo 10, poi le vediamo nel testo normativo. Poi la 217, che è a pagina, che è a pagina 12 del registro delle osservazioni. In realtà questa è cartografica, cioè ci chiedevano la modifica della cartografia regionale, noi gli rispondiamo di no, che per i motivi che già conoscete, però gli diciamo che in ogni caso loro l'intervento lo possono fare e facciamo un riferimento all'articolo 10. Quindi questa osservazione verte solo indirettamente sull'articolo 10, si erano posti il problema della modifica della base cartografica, il tema che abbiamo già discusso. Poi l'osservazione 230 è quella d'ufficio e quindi poi la illustriamo leggendo il testo, come ha chiesto il consigliere Erra, e la 424. La 424 chiedono, è il punto 2, che la norma di cui all'articolo 10,3 in via transitoria non si applichi alle pratiche in corso di definizione alla data di adozione del PO e che pertanto nel caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o sostituzione edilizia i volumi continuano ad essere calcolati in modo reale e non virtuale. Quindi qui viene posto un problema sul su come si calcola il volume. Ora, se volete, visto che in realtà poi cioè quella d'ufficio è l'unica osservazione direttamente sull'articolo 10, è questa che ho letto. Se volete possiamo provare a leggerlo, questo articolo 10, nelle parti modificate, in modo che sia più chiaro. Fabrizio, me lo Scusa, ricordi dall'inizio? ho visto un errore. Si può correggere subito se la commissione è d'accordo. Edifici R manufatti al sesto rigo? 2, 4, al settimo rigo. No, dove eri prima? Ah. Ecco lì, al settimo rigo, ricostruttiva o sostituzione edilizia di edifici, ecco, e manufatti. Siete Errore. d'accordo? Questa è proprio la modifica che abbiamo fatto in accoglimento dell'ultima osservazione che hai detto, Simone, perché Esatto. abbiamo sostituito il volume, la totale o volumetria complessiva in volume edificato e abbiamo specificato che è esistente nello stato legittimo, in modo tale perché qui c'era un problema che altrimenti non si collimava con le modalità con cui in questo momento gli uffici tecnici eseguono l'istruttura sulle pratiche. Poi la ristrutturazione edilizia che l'abbiamo estesa, vedete, non è solo la ricostruttiva, ma sono tutte e due. In questa maniera, quindi, come dire, abbiamo sostanzialmente accolto quell'osservazione che citava Simone. Ma cos'è da correggere qui? Vedi? Va spiegato un pochino più, diciamo, nel dettaglio, Fabrizio. Ora io ti posso dire il concetto, Riccardo, poi Comunque si può andare avanti così, te eh? lo spiega meglio l'architetto Bonari e Giusto. l'architetto. Allora, qui abbiamo, come accade per la superficie, Riccardo, abbiamo il problema che nel regolamento regionale ci sono varie definizioni di volume. Non ce n'è soltanto. Manola, se non si sente, Mettete il non capisco. microfono. Ah sì, scusate. Nel regolamento regionale 39R del 2018 ci sono varie definizioni di volume, non sono tutte uguali, con delle piccole differenze sul calcolo, okay, del volume.
Allora, di volta in volta tu ti devi porre il problema, come succede sulle superfici, di capire qual è la definizione più adatta a, diciamo, al tipo di disciplina che stai costruendo. Quindi, ci hanno posto questo problema. Questo chiaramente il problema si pone quando si devono demolire, quando ci sono categorie di interventi che prevedono la demolizione del fabbricato e la sua ricostruzione a parità di volume, no? Che sono appunto nella ristrutturazione edilizia, nella sostituzione edilizia, no? Dove, quindi come faccio a sapere il volume da ricostruire? Ok? A seconda della definizione che io utilizzo, il volume cambia, ok? Perché appunto, come diceva Simone, la definizione di volume c'è di vari tipi. Allora, ci è stato fatto notare che ovviamente anche oggi nel regolamento urbanistico questi interventi sono ammissibili e c'era una definizione di volume e quindi noi siamo andati a rivedere come si è fatto con la superficie calpestabile quella che era la definizione di volume più vicina a quella che già viene utilizzata e quindi abbiamo sostituito la definizione di volume totale, volumetria complessiva con la definizione di volume edificato perché è quella più vicina a quella che già viene utilizzata a Camaiore, ok? Quindi il meccanismo è un po' come quello che si era spiegato l'altra volta, la superficie edificabile. E poi si è chiarito che ovviamente deve essere nello stato legittimo, perché anche questa è una cosa, un conto è la legittimità dell'edificio, no? E un conto è la legittimità del volume, ci potrebbero essere edifici non ancora finiti, ma in cui il volume è già finito, no? Al grezzo faccio un esempio, mi segui? E che quindi, oppure che sono allo stato di rudere, quindi diciamo, chiarire che poi appunto nel momento in cui questo viene demolito si conta di quello che viene demolito quello che è nello stato legittimo nel momento in cui viene demolito, ok? Sono proprio, questi sono proprio formalismi complicati ma che in effetti poi nella pratica ordinaria di ufficio invece questi hanno un'incidenza significativa. Poi Fabrizio, la parte diciamo che si vedeva prima l'avevamo già illustrata l'altra volta, ma se volete la riguardiamo. Sì, qui abbiamo introdotto da una Allora, parte tutta. il comma 7 è quello che già avevamo, l'aveva votato il Consiglio Comunale, sono i manufatti facilmente rimovibili. Di natura accessoria per bar, ristoranti, costituiti, no, da quelle verande normalmente che abbiamo e che abbiamo detto a certe condizioni possono derogare da alcuni limiti di distanza. Sostanzialmente abbiamo rimesso nelle norme del PO quello che avevamo già deciso in Consiglio Comunale nel 2016. E poi abbiamo detto che il regolamento edilizio dovrà disciplinare la cosa che dicevo prima, no? Ormai è chiaro, tutto il tema, diciamo così, degli interventi pertinenziali e anche dei vani seminterrati, cantine, eccetera. Cioè tutto questo mondo deve essere disciplinato da regolamento edilizio, si aggiunge, diciamo così, alle facoltà edificatorie fissate dal PO. E la stessa cosa riguarda le innovazioni strettamente necessarie all'adeguamento alla normativa antisismica, cioè interventi, diciamo, tecnici che siano strettamente necessari all'adeguamento sismico o anche al raggiungimento delle norme igienico-sanitarie. Era la domanda che fece anche l'altra volta il consigliere Iacomini, no? Cioè, quant'è il margine che ho per un adeguamento igienico-sanitario? Qual è il margine che ho per un adeguamento alla normativa sismica? Quindi come facoltà edificatorie che stanno fuori dal PO, lo deve decidere il regolamento edilizio, così come la disciplina sulle cantine e sugli interventi pertinenziali sarà nel regolamento edilizio. Era la cosa che E avevamo già illustrato l'altra volta. ma soprattutto scusate, non c'era di cambiare entro il sedime, di metterci entro la sagoma, mi sbaglio io, e cancellare quello che era scritto all'interno della parentesi? sì, rientra nell'elenco delle cose che c'è Antonella di proposte come quella anche di prima che devono essere dobbiamo mettere per iscritto, sottoporle al segretario generale. Se al segretario generale gli vanno bene, poi le aggiungiamo.
Quindi si è presa via in considerazione questa. Sì, Antonella, magari verifica di questo appunto, me lo ricordavo anch'io, di sostituire sedime con sagoma, me lo Sì, già ricordavo anch'io. segnata. Sì, è già segnata, tranquilli. Sì. L'ho Vai. detto l'altra volta, l'avevo segnata anch'io. Sì. Poi su queste ci si torna, una per una, tutte le richieste di modifica è corretto tornarci una per una, almeno laddove ci siano dei problemi. Se invece tutte le richieste di modifica sono accolte, lo diciamo, le inseriamo e via. Poi. Una domanda sul comma 9. Il regolamento degli oneri entrerà a far parte del regolamento edilizio o a sé stante? È a sé stante, Jacopo. Andrà aggiornato anche quello, diciamo, però è a sé stante. E poi. Poi sull'articolo 11 c'è soltanto l'osservazione dell'ufficio, quindi la numero 230. Abbiamo precisato la competenza al comma 3, cioè c'era scritto genericamente che decideva il comune e abbiamo specificato che decide il consiglio comunale. Magari facciamolo vedere, Fabrizio, il comma 3 dell'articolo 11. Questo fa parte della regola per la quale quando si fanno nuove unità abitative si deve assicurare una quota parte pari al 10% al comune per legge in base all'articolo 63 della legge regionale 65/2014. Noi abbiamo detto, se vi ricordate, che il cittadino può anche in alternativa a darci una porzione, diciamo così, una parte delle unità immobiliari che realizza, può anche darci un'unità immobiliare che si trova in un'altra zona del comune, no? Quindi pensate a un cittadino che fa 10 unità immobiliari, ne deve dare una al comune e invece di dare l'unità immobiliare ricavata in quel determinato edificio fa una proposta diversa al comune, no? Cioè non ti do quella, ma ti do una casa che l'ho, diciamo così, da un'altra parte. È una valutazione che dovrà fare il Consiglio Comunale. Noi avevamo scritto comune, ma insomma è più corretto dire qual è l'organo del comune che si deve pronunciare. Poi, articolo 12, anche qui l'unica osservazione è dell'ufficio. È stato specificato che la monetizzazione degli interventi e delle opere si applica anche al territorio rurale, al comma 2, e è stato precisato qual è il parametro di valutazione della monetizzazione. Vedete al comma 2 c'era un errore, è stato fatto riferimento anche al territorio rurale, era soltanto al territorio urbanizzato e abbiamo, diciamo, specificato diciamo, qual è il parametro attraverso cui si calcola la monetizzazione. Vedete, valore dell'area determinato ai fini espropriativi o fiscali dagli uffici comunali competenti a cui sommare il costo unitario della superficie calcolato, eccetera, eccetera. Questa è una specificazione tecnica su come si calcola la monetizzazione. Poi, articolo 13. Non ci sono osservazioni. Articolo 14. Anche qui c'è soltanto l'osservazione d'ufficio, quindi sempre da 230 a pagina 16. Qui c'è semplicemente un'eliminazione al comma 3 del rinvio al regolamento edilizio, quindi
non era necessario al nostro giudizio che il regolamento edilizio dica qualcosa di più di quello che già diciamo qui. Ma L'appendice no, A, sì, no, no, lo spiego io, Fabrizio. L'appendice A è quella che contiene l'elenco non tassativo, ma esemplificativo, diciamo, delle varie funzioni concrete che un edificio può avere, facendo vedere in quale categoria funzionale rientra, no? Quindi, direzionale di servizio, cosa ci sta dentro? E c'è un elenco. Turistico ricettivo, cosa c'è dentro e c'è un elenco, attività produttive, scusate, destinazione produttiva, industriale, artigianale e c'è un elenco. Siccome è già un elenco piuttosto corposo, che tra l'altro ha un valore esemplificativo, perché non spetta al comune, diciamo, dare una definizione delle categorie, ma soltanto applicarla. Abbiamo tolto la necessità di fare riferimento al regolamento edilizio, nel senso che non essendo un elenco tassativo, ma solo esemplificativo, non serve aggiungere niente. Volevi dire qualcosa, Fabrizio, in più su questo? sì, no, che siccome la legge fa riferimento al fatto che la disciplina di funzioni deve essere parte integrante del piano operativo, ci sembrava che il regolamento edilizio fosse, la specificazione fosse un po' una forzatura rispetto alla normativa regionale, ecco, per quello anche che è stato levato, perché rischiava di essere una norma un po' al limite della legittimità, il fatto che il regolamento edilizio potesse dettare la disciplina delle funzioni, considerando che la legge attribuisce questa facoltà o a uno strumento specifico o al piano operativo. Ecco, questo è il motivo anche per cui è stata elevata. Poi, allora, sull'articolo 15 abbiamo alcune più di un'osservazione. Allora, la prima è la numero 228 del Collegio dei Geometri. Che Sull'articolo articolo, scusa? 15. Ah, 220. Il Collegio dei Geometri chiedeva al comma 4 di inserire l'articolo, il riferimento all'articolo 79. Ora poi vediamo su questo punto il testo, poi per capirlo meglio. Poi la 241, che è a pagina 19, questa è un'osservazione molto articolata. Sono famosi usi temporanei, credo, questi, eh. Si chiede quindi che in deroga alla norma adottata per particolari ragioni e considerato che il PO ha tra gli obiettivi principali anche quello di favorire gli interventi volti al reperimento di unità immobiliari residenziali che assolvano le esigenze della prima casa, autorizzi il cambio di destinazione ad uso abitativo della predetta unità immobiliare con convenzione. Questo per la verità pone un tema più di carattere sociale e legato, diciamo, a bisogni abitativi, ed è in questo La senso. 241, Sì. ma ora siamo, ma siamo passati all'articolo 16. Siamo all'articolo 15. Ma io non ce la trovo. Può darsi che ci abbia io un errore, Ah, ora lo vediamo. no. No, hai ragione, c'è, non l'avevo vista io, credo. Sì, c'è la 241, non l'avevo vista io. E qui vabbè, comunque veniva posto il tema della prima casa. Ora poi dopo lo guardiamo l'articolo 15 in modo tale che insomma, vediamo come è stato risposto. Poi
Sempre sull'articolo 15 abbiamo l'osservazione 558. È il contributo della regione Toscana. Dov'è quello della regione Toscana? Un Pagina errore. 41, pagina 41 è la numero 558. Ma Ora dove sta il punto? Per te lo dico fra un attimo, Riccardo. dato riferimento all'articolo, vedi, è questo qui. Qui c'era un errato riferimento all'articolo, invece che 49 era l'articolo 48. Sì, non ci sono, sto guardando osservazioni di merito, fa parte, diciamo, della segnalazione degli errori, eh? Cioè la Regione Toscana ci ha segnalato alcuni errori di riferimento alle sue norme e noi l'abbiamo corretti, quindi niente di sostanziale. Poi 623 è l'altra osservazione che mi risulta Ordine degli architetti. fare riferimento all'articolo 15, ora vi segnalo qual è il punto dell'osservazione. Eccolo qui, credo sia questo, 5G, è proprio all'ultima pagina del registro, pagina 52, 5G, pagina 52 del registro, 5G, favorire il riuso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati. È il tema di cui abbiamo parlato l'altra volta, l'uso temporaneo degli edifici. Noi abbiamo introdotto con i commi 6, 7 e 8 questa possibilità di cui abbiamo ampiamente, diciamo, discusso l'altra volta e che quindi può venire incontro a varie esigenze anche di natura, appunto, di interesse pubblico. Questo è, diciamo, il tema oggetto di questa modifica normativa, anche perché poi l'articolo 15 tratta appunto in generale del mutamento di destinazione d'uso. Mentre per quello poi che riguarda, diciamo, il tema più della prima casa, come già segnalava forse il consigliere Erra mentre parlavo, il tema del cambio d'uso, quello poi lo ritroviamo nelle norme relative alla prima casa anche in altri articoli. Poi, Simone, scusa, un chiarimento appunto per questo, no? Nell'osservazione 241, quella che, a cui faceva riferimento anche Riccardo, nel parere dell'ufficio c'è scritto l'accogliamo modificando l'articolo 15 attraverso l'inserimento. Aspetta. No, scherzavo, credevo che ci fosse scritto attraverso l'inserimento del comma 8 che non c'entrava nulla perché è l'uso temporaneo. Però in sostanza lui qui che dice io ho una superficie inferiore al minimo che avete stabilito. Ecco. Allora, io credo che qui ci sia un errore, magari chiediamo all'ufficio di verificarlo per la prossima volta. Infatti volevo chiedere questo. Sì, secondo me c'è un errore perché secondo me questa osservazione verte sull'articolo 16, non sull'articolo 15. Vabbè, ma Secondo c'è me c'è un qualcosa che mi onora, Simone. Anche secondo me il numero dell'osservazione è diverso. C'è un'osservazione che io non mi ricordo e ora non posso dire il nome, ovviamente, perché siamo
in un consesso pubblico, che però invece riguarda questo articolo, perché chiedeva appunto gli usi temporanei per fini sociali, no? Tipo l'emergenza abitativa, case parcheggio, in situazioni particolari la possibilità di concedere l'uso temporaneo, che so io, soprattutto nei casi dell'associazionismo diffuso, no? Pensate a, che so io, a un caso di emergenza anche per calamità, no? O per condizioni di particolare cose. C'è proprio un'osservazione di un'associazione di Cavaiore, che ora però non posso dire il nome, che accogliendo questo articolo in realtà apre anche a questa possibilità. È il motivo per cui ci abbiamo aggiunto per scopi non solo economici, ma sociali e culturali, capito? È che probabilmente non è la 241, che No, infatti è riferita. la 241, se uno legge la sintesi, È il 16, è all'articolo 16. fa riferimento all'articolo 16, per cui. Mentre qui l'osservazione da mettere è quella che dicevo ora. Antonella, non so se ha capito a quale mi riferisco, forse ha già capito Antonella. Quindi di qui c'è un errore di inserimento della nota, nella nota. L'unica cosa, se no ce lo appuntiamo, ci torniamo sopra la prossima volta. Se Antonella sei già in grado, senza fare il nome, dicendo soltanto il numero, di dirci qual è l'osservazione a cui fa riferimento Fabrizio Cinquini, visto che trattiamo l'articolo 15, la possiamo vedere sin d'ora. Se invece Antonella non sei in grado di farlo ora, lo facciamo la prossima volta per trasparenza verso la commissione consiliare. C'ho da cercarla, ora guardo se Ok, riesco, allora. se no si guarda la prossima volta. Ricordiamoci la prossima volta di guardare questa osservazione che fa riferimento all'articolo 15, va bene? Intanto andiamo avanti. Una mozione d'ordine, Simone, come l'altra volta, e come ci si era detto anche all'inizio, insomma, diamo tempo alla commissione fino alle 18, perché poi anche per le esigenze di ufficio non abbiamo la possibilità di mettere in campo le registrazioni. Siete d'accordo, commissario? D'accordo tutti, alle 18, sì. Alle 18, sì, anche io ho l'impegno dopo. Ok. Va bene, sì. Allora, articolo 16, qui abbiamo diverse osservazioni. Le indico appunto in ordine cronologico. Osservazione numero 140. Viene posto il tema della superficie utile che deve avere, diciamo così, un alloggio abitativo destinato a prima casa, e si chiede che il parametro sia quello del decreto ministeriale del 5 luglio 1975, sostanzialmente il parametro minimo previsto dalla legge. Poi, osservazione, la 140 è a pagina 8 del E registro. quindi come si è risposto in questa, a questo? Ce ne sono varie, un po' come la Resede, Riccardo, ce ne sono varie dove, diciamo, ci chiedono sullo stesso punto modifiche varie, quindi poi vediamo come gli si è risposto. Ci sono varie domande uguali o comunque analoghe, eh? Poi. L'osservazione comunque, Simone, è la 539 del registro. Ah, quella di prima? Vedrete quella lì. Sì, Quella sull'articolo 15? che parlava appunto del sociale, no? Allora, Del se non avete nulla al contrario, la guardiamo subito, così scorriamo in modo più ordinato. La 539 potrebbe sull'articolo essere 15. quella. Guardatela un attimo. Se parlava del sociale, quella lì, ho trovato quella. L'albergo. No, secondo me no, Antonella, non è quella. Non è, perché qui parla, si No. avanzano proposte di carattere sociale con attenzione rivolta alle esigenze di tipo sanitario o assistenziale, Sì, ma attrezzatura di tipo pubblico. non riguarda Ah. l'uso temporaneo. La guardiamo, la cerchiamo con calma, Vabbè, dai. dai, ok, la cerco con calma. Allora, Allora. torniamo all'articolo 16. Dicevo, la osservazione 140 ci chiede di dare
la possibilità di fare la prima casa fissando la dimensione prevista dalla legge nel DM del 75. Poi la osservazione 182 È stata accolta la 140? e dopo lo vediamo in che termini. Prima le guardiamo tutte e poi, siccome si ripetono le osservazioni, la 182 ci segnala che nei casi in cui al comma 2 dell'articolo 16 si inserisce una previsione di 60 metri quadrati di superficie calpestabile, si crea diciamo così, un impedimento al cambio d'uso perché questa superficie è troppo elevata. Poi la 193 ci segnalano che non è corretto il parametro della superficie calpestabile, cosa che abbiamo già discusso nella scorsa commissione. Effettivamente non è un parametro, diciamo, tra i più corretti che si può usare nel caso dei cambi d'uso. Poi la 197, pagina 11 del registro. Ci segnalano la necessità di consentire 40 metri quadrati da destinarsi a prima casa. Segnalandoci in particolare che nel PO adottato tale previsione era limitata al territorio rurale e non era stata inserita nel territorio urbanizzato. Poi la 223 pagina 13. Diciamo, questa è un'osservazione che ha implicazioni normative, anche se non dirette, nel senso che l'osservante ci dice: ho 3 unità immobiliari, ho queste superfici, vorrei che diventassero 3 case. Sono 3 uffici, vorrei che diventassero 3 case. E come dire, fate voi, per raggiungere questo risultato. Poi, e quindi è il tema comunque dell'unità minima a fini residenziali. Poi 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri che sull'articolo 16 ci segnala diciamo così che appunto la dimensione minima è 40 metri quadrati, ci chiede di inserire una dimensione minima che non sia 40 metri quadrati, ma sia quella prevista dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, e la stessa cosa ci chiede di farlo nel territorio rurale, cioè ci chiede di farlo sia nel territorio urbano che nel territorio rurale. Poi ci dice di consentire su tutto il territorio un ampliamento, una tantum di 30 metri quadrati. E poi anche il collegio ci ha, diciamo, segnalato la necessità di
sostituire, diciamo, il parametro della superficie utile con quello della superficie calpestabile. Mentre tornando indietro, per essere un po' più chiaro, su questo ampliamento di 30 metri quadrati, il collegio ci dice, laddove non è prevista la demolizione di costruzione del manufatto, concedete questo ampliamento una tantum di 30 metri quadrati. Questa è l'osservazione sull'articolo 16, del collegio dei geometri. Poi, la 230 è l'osservazione d'ufficio e quindi poi la vediamo nel testo come è stato modificato. La 241 è quella che abbiamo visto prima, che per errore avevamo anche segnato come osservazione sul 15 ed è accolta perché lo vediamo, insomma, poi i 40 metri quadrati per la prima casa sono effettivamente concessi attraverso la norma. Poi la 388 è sempre riferita all'articolo 16 ed è a pagina 26. Anche qui c'è la richiesta di avere come parametro minimo quello del decreto ministeriale del 5 luglio del 75. Per essere chiari, se non vado errato, poi ci sono l'architetto Cinquini e Bonari che mi correggono se sbaglio. Il parametro minimo del DM è 28 metri quadrati, e quindi anche qui ci viene detto usate come dimensione minima dell'alloggio dell'unità abitativa quello del DM del 70. Del 75, e poi sostanzialmente favoriti i mutamenti di destinazione d'uso finalizzati alla prima casa. 433, anche qui il tema è quello della diminuzione delle superfici ai fini della destinazione d'uso abitativa. In particolare questo osservante ci dice non differenziate la disciplina di Lido di Camaiore da quella del centro storico di Camaiore, quindi del capoluogo. Poi, e questa è la 433 a pagina 29. Poi 474, anche qui si chiede che la superficie minima sia quella del DM, e si fanno, diciamo, una serie di considerazioni sulle trasformazioni sociali che via via si manifestano e quindi sulla necessità anche di avere, insomma, dimensioni delle abitazioni più adatte a famiglie che tendono a essere meno numerose o persone che vivono, diciamo, da sole. E poi si fa un ragionamento sul fatto che questo incentiverebbe, favorirebbe il recupero del patrimonio edilizio esistente. E questa è la 474. La 572 è a pagina 44, diciamo, è identica ad altre che abbiamo già visto, cioè il tema, insomma, sul Lido di Camaiore in particolare, di superfici troppo elevate ai fini del cambio d'uso. Poi
E questa è la 572. La 573 anche qui ci viene segnalato che anche qui sarebbe auspicabile agganciare la destinazione minima, scusate, la superficie minima per la destinazione d'uso residenziale al DM del 75. E qui proprio si dice favorire la nascita di alloggi monostanza e monopersona, quindi 28 metri quadrati, e monostanza per coppia, 38 metri quadrati. Dice questa cosa di far nascere unità residenziali di 28 metri quadrati e 38 metri quadrati favorirebbe anche l'offerta turistica. Poi 590 è l'ultima osservazione che mi risulta esserci sull'articolo 16. Anche qui si chiede che non ci sia una diversità di disciplina fra il territorio di Lido di Camaiore e quello di Camaiore. Quindi, come vedete, diciamo, seppur in modo non sempre uguale, ma il tema che viene posto è quello, diciamo, della destinazione d'uso e della dimensione minima degli alloggi. Soprattutto, diciamo, il tema che viene posto è sulla prima casa, ma non solo. Allora, quindi può essere utile vedere l'osservazione d'ufficio per, diciamo così, valutare che cosa è stato fatto dal punto di vista delle varie richieste che venivano avanzate. Allora, come vedete, nell'osservazione d'ufficio, per quello che riguarda gli insediamenti di impianto storico, la città giardino e balneare pianificata, si mette una superficie minima di 50 metri quadrati di superficie utile. Come abbiamo già detto l'altra volta, abbiamo accolto tutte quelle osservazioni che ci segnalavano che il parametro corretto era quello della superficie utile. Mentre i 60 metri quadrati scattano soltanto quando si fa un intervento in cui si crea una nuova unità immobiliare a seguito di un'addizione volumetrica e quindi a seguito di un intervento di ampliamento. Quindi, se uno fa un intervento di ampliamento e crea una nuova unità immobiliare, si passa a 60 metri quadrati come destinazione d'uso. Come superficie minima per poter avere la destinazione d'uso residenziale. Poi, su tutto e questo riguarda, questa norma riguarda le zone A e la città giardino e balneare pianificata, cioè la zona più storica di Lido di Camaiore. Poi, per quello che riguarda chiedo scusa, la prima parte della norma riguarda la città giardino, perché poi altre zone storiche sono disciplinate dopo in modo diverso. Quindi riguarda città giardino e balneare pianificata. 50 metri quadrati di superficie minima ai fini residenziali, 60 nel caso di aumento delle unità immobiliari. Poi, scorrendo la norma, No, stai lì Fabrizio, scorrendo visivamente, diciamo, resta pure dove eri, perché se no, ecco, perfetto. Poi, per quello che riguarda il centro storico di Camaiore, vedete, città antica e fondata di Camaiore, e anche gli altri centri agglomerati di antica formazione, quindi le parti diverse da Lido di Camaiore, e quindi mi riferisco in particolare al centro storico di Camaiore e alle frazioni collinari. Sin dall'adozione la dimensione minima era quella del DM del 75.
Poi, per quello che riguarda il territorio recente, quindi le zone B, abbiamo messo che la superficie utile minima è 40, sempre col parametro della superficie utile che è quello corretto, e 60 quando c'è un incremento volumetrico che dà origine a una nuova unità immobiliare. Quando c'è un'addizione volumetrica, una sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico. Quindi in modo analogo a quello che si è visto prima per la città balneare. La stessa cosa l'abbiamo prevista nelle zone D. Poi, scorrendo la norma, vabbè, nella norma si dice in tutte le partizioni. Ma cioè, per capire una cosa, quindi nelle zone prevalentemente agricole questo non è previsto. Ora ci arriviamo, questo è il territorio urbanizzato, ora arriviamo nel territorio rurale. Sì, poi Fabrizio intervieni pure, quando io ormai faccio questa carrellata. Qui però Vabbè, siamo. qui lo ricordo sul territorio urbanizzato, la modifica rilevante era aver accolto questa riduzione della città balneare, no? Da 60 a 50, no? E ferma restando che però ovviamente se si fa un intervento di particolare rilevanza che comporta il frazionamento, allora si utilizza ancora la dimensione di 60. Poi il resto sono tutti automatismi di adeguamento in funzione del fatto che avendo accolto un parametro diverso come quello del volume di prima, cioè avendo sostituito la superficie calpestabile con la superficie utile, le abbiamo tutte riadeguate, no? Quindi in realtà le osservazioni sono tutte alle volte parzialmente accolte perché abbiamo ricalibrato la superficie in funzione del fatto che abbiamo individuato un parametro più idoneo. Ok? Poi nel territorio rurale, sostanzialmente, per quello che riguarda la parte storica del territorio rurale, valgono le regole del centro storico di Camaiore piuttosto che di alcune nostre frazioni collinari che fanno parte del territorio urbanizzato. Quindi il limite è quello di legge del DM 5 luglio del 75, cioè il limite oltre il quale si può dare, diciamo, spazio a un uso residenziale. Nel tessuto recente vale la regola già che abbiamo messo nel tessuto recente del territorio urbanizzato. Negli edifici sparsi vale la regola sostanzialmente anche qui che abbiamo messo già nel territorio nell'edilizia residenziale recente. E diciamo così, questo è il quadro. Se posso fare una sintesi, a noi sembrerebbe che il taglio degli alloggi così configurato tenga, diciamo, insieme due esigenze opposte, cioè sia un punto di equilibrio fra due esigenze opposte. Una è l'esigenza di effettivamente avere, diciamo, una politica che riesca a tenere conto delle trasformazioni sociali, diciamo, in corso che ci sono state negli ultimi anni, no? Effettivamente il numero di famiglie, diciamo, mononucleari o composte soltanto da due persone, i genitori separati, persone che vivono da sole per vari motivi e condizioni sociali è aumentato e quindi è giusto anche avere dei tagli degli alloggi molto, diciamo, adatti. Tant'è che ora poi la scorriamo la norma sulla prima casa, il taglio dell'alloggio è a 40 metri quadrati, non ce lo dimentichiamo, insomma. Da un lato. Dall'altro lato noi dobbiamo avere una norma che soprattutto nelle zone del nostro territorio dove abbiamo una spinta insediativa molto forte e ci consenta un governo del carico urbanistico adeguato, perché naturalmente l'aumento delle unità immobiliari provoca problemi di traffico, problemi di adeguamento di alcune infrastrutture, pensate ai depuratori e alle fognature, problemi di qualità ambientale dell'aria, problemi, no, di standard urbanistici, parcheggi, area verde.
E quindi sul Lido di Camaiore, sempre storicamente in questo comune, chiunque abbia governato, c'è stata una normativa differenziata che cercava di tenere conto di questa esigenza. Mentre in alcune zone del nostro territorio, pensate alle frazioni collinari, noi abbiamo il problema opposto, no? Cioè abbiamo il problema di favorire l'insediamento umano e quindi lì non siamo di fronte a un problema di eccessivo carico urbanistico, ma casomai di, no? Depopolamento che c'è stato nel corso degli anni, diminuzione, no, delle persone che vivono lì, con un pochino di controtendenza positiva legata, diciamo, alla riscoperta delle nostre colline che c'è stata negli ultimi anni, ma insomma in una condizione nella quale il processo di recupero, soprattutto delle zone storiche, va, diciamo così, incentivato. D'altra parte, questo punto di equilibrio noi l'avevamo già discusso e votato in sede di adozione del piano. Quindi qui siamo venuti incontro ad alcune richieste, in particolare sul Lido, come diceva l'architetto Cinquini, siamo passati da 60 a 50 metri quadrati proprio per venire incontro, no, alla richiesta di una maggiore disponibilità rispetto a fenomeni sociali come quelli appunto in corso. Però ecco, sul Lido di Camaiore andare sotto i 50 metri quadrati o sotto i 40 metri quadrati, perché nel caso della prima casa si arriva a 40 metri quadrati, secondo noi sarebbe sbagliato. Anche perché purtroppo fenomeni con alloggi di 28 metri quadrati, come alcune osservazioni chiedono, creano problemi seri dal punto di vista del rispetto delle normative igienico-sanitarie, perché spesso poi non è vero che in un alloggio di 28 metri quadrati necessariamente ci vive una persona, dipende poi anche dalle condizioni sociali e noi non possiamo non tener conto di una qualità dell'abitare che, come abbiamo visto vivendo il Covid, esiste un problema di qualità dell'abitare. Per cui a noi sembra che 50 metri quadrati nella zona di Lido di Camaiore della città balneare sia una misura seria di equilibrio rispetto a queste esigenze opposte. Diversamente rischiamo un peggioramento della qualità delle abitazioni, un aumento del carico urbanistico notevole e poi dopo non ci possiamo lamentare, no, se i depuratori non funzionano e il mare è sporco, perché bisogna pensare anche a queste cose quando si fa l'urbanistica e non averci pensato per moltissimi anni, non parlo di quelli recenti, parlo di uno sviluppo che c'è stato, insomma, negli anni 60, 70 e anche dopo, in parte, poi ha provocato i problemi che conosciamo e che poi discutiamo, no? Perché chiaramente vanno risolti. Quindi a noi sembra che questo sia un equilibrio corretto. Abbiamo precisato, perché non era precisato, giusto Fabrizio, che appunto la dimensione minima dell'alloggio prima casa di 40 metri quadrati vale insomma anche nel territorio urbanizzato, perché questo non l'avevamo chiarito. Sì, e poi si è chiarito che ovviamente vale per la prima, cioè nel caso, in caso di frazionamento solo per una, perché se è prima casa non ne puoi fare due, perché la seconda diventa seconda, no? Quindi Certo, inevitabilmente vale solo due. questo è importante perché nel caso del frazionamento, prendiamo un immobile che è nella città, diciamo, balneare di Lido di nella zona balneare di Lido di Camaiore, quella classificata, diciamo, in modo particolare, quella più vicina a Via del Fortino, alla zona più centrale. Se io faccio due unità immobiliari, la regola è 60 metri quadrati, ma se una serve per la prima casa, una potrà essere 40 metri quadrati. Questo ci sembra il L'altra. punto di equilibrio, ecco. Sì, io volevo segnalare solo un'altra cosa perché è bene che l'abbiano chiaro i commissari, no? Cioè, la riduzione significativa della dimensione è direttamente funzionale anche agli ampliamenti che noi concediamo. Mi spiego meglio. Se noi concediamo un ampliamento di 60 metri quadrati e la dimensione dell'unità 40, vuol dire che ogni ampliamento è una nuova unità. Quindi è chiaro che qui c'è un equilibrio tra la dimensione degli ampliamenti che noi concediamo e la dimensione dell'unità, in modo tale da evitare che ogni ampliamento sia necessariamente una nuova edificazione, no? Quindi un conto è appunto il frazionamento in addizione in funzione delle esigenze, diciamo,
fisiologiche, un conto è che diventi speculazione edilizia, no? Quindi se per paradosso si riducesse ancora la dimensione dell'unità, saremmo costretti poi a ridurre la dimensione degli ampliamenti, perché Sì, altrimenti. questo tema, se ve lo ricordate, l'abbiamo già discusso anche l'altra volta. Perché? Perché finché siamo nella disciplina dell'esistente, gli ampliamenti li possiamo prevedere con libertà, insomma, sono fuori dal dimensionamento, gli ampliamenti. Quindi, nel momento in cui noi siamo dentro una politica seria di intervento sull'esistente, siamo liberi di scegliere. Nel momento in cui, come diceva l'architetto Cinquini, l'ampliamento è superiore costantemente alla dimensione minima dell'unità immobiliare, noi chiamiamo ampliamento una cosa che diventa nella sostanza nuova edificazione. E allora lì nascono due problemi. Il primo è che la regione ovviamente ti potrebbe dire non va bene. E il secondo è che entriamo in contrasto col piano strutturale perché poi la nuova edificazione è dimensionata nel piano strutturale. Quindi la sostanza dell'intervento deve rimanere invariata, cioè si interviene sull'esistente. Intervenire sull'esistente non vuol dire che non si creano mai le condizioni del frazionamento, perché si creano spesso, ma vuol dire che l'ampliamento di per sé non può sempre corrispondere a una nuova unità immobiliare. Perché se no stai usando una norma sull'esistente per fare un'altra cosa, cioè nuova edificazione. Questo è un punto molto importante perché siccome noi abbiamo previsto ampliamenti nel piano che variano da 30 metri quadrati negli edifici storici classificati 2 a 40 metri quadrati nel tessuto recente, voi capite che se uno posizionasse la dimensione minima degli alloggi a 28 metri quadrati no, non funziona più che io ho un alloggio minimo a 28 metri quadrati ampio di 40, faccio per dire, non salta, diciamo, un equilibrio che è quello che fa sì che il piano abbia una sua coerenza rispetto alle norme di legge. Voglio dire qualcosa io, veloce, ma perché nei centri, nelle città antiche fondate di Camaiore, centri agglomerati di antica formazione, allora si va dietro al DM 5 luglio del 75? Ecco, per capire la differenza e anche lì non si ha un dimensionamento uguale, una misura non inferiore ai 40 metri quadri come nelle altre casistiche, oppure nelle altre casistiche non si fa uguale a 28 metri. Io l'ho capito, ma volevo capire perché si è mantenuta allora nella città antica. Ci sono, Riccardo, due variabili da tenere conto sulla città antica di Camaiore, ma soprattutto su tutte le frazioni collinari. La prima è proprio le caratteristiche intrinseche di quell'edificato, cioè soprattutto nelle frazioni collinari è un edificato rurale, montano, dove le unità abitative sono monocellulari, sono già piccole di suo, no? Salvo qualche palazzo signorile. Mi stai ascoltando, Riccardo? Sì, ti sto ascoltando, ma cioè, non le trovo così piccole, capito? Io Ah, ne no, trovo. allora, questa è la prima cosa. No, a me mi sembra, da una lettura che abbiamo fatto nel tempo, che sia così. Ora, forse sulla città di Camaiore è già diverso, ma sicuramente, secondo me, se si va a caso limitato, eccetera, diciamo, soprattutto, diciamo, anche proprio la struttura degli edifici è tale per cui più si aumenta la dimensione, più si rischia che poterci ricavare un'abitazione si vanno a trasformare in maniera rilevante. Questa è la prima cosa. La seconda è che comunque sono aree dove comunque non sono significativamente popolate o significativamente abitate, cioè sono aree dove va incentivata la possibilità che le persone tornino a abitare, penso soprattutto alle frazioni collinari. E quindi non mettergli una limitazione dimensionale può facilitare, diciamo, può evitare che ci siano limitazioni alla capacità di insegnamento, no? Cosa che al Lido è esattamente il contrario, cioè al Lido ovviamente ci abbiamo da contenere il problema inverso, cioè più piccola è la dimensione, più si riempirà di famiglie, di persone, di seconde case, eccetera. Ecco, nelle frazioni collinari, soprattutto penso nelle semiglie, eccetera, ci sembrava che fosse meglio, diciamo, non mettere limitazione per fare in modo che chiunque
scegliesse di, come scelta di vita, di andare a vivere in queste realtà, non avesse limitazioni di carattere dimensionale. Però è chiaro che è una scelta opinabile, cioè nel senso è oggettivamente, come dire, un'opinione, no? Non c'è una. Quindi l'idea era proprio quella, laddove si va verso il recupero, soprattutto dentro le frazioni, di non mettere limitazione alla dimensione, perché ci sembrava una cosa buona e giusta. Ecco, questo era il concetto. Posso aggiungere una cosa, Fabrizio? Sono anche ambiti in cui gli interventi di ampliamento spesso o sono negati dalla norma, cioè la norma non consente interventi di ampliamento, oppure sono impossibili, no? Cioè pensate al centro storico di Camaiore, a tutto l'edificato che si affaccia su Via di Mezzo e le altre vie parallele a Via di Mezzo. Sono tutti ambiti in cui non si pone un problema di ampliamento, si pone un problema di favorire il recupero a parità di superficie e di volume e l'insediamento delle persone, no? Ma questo vale anche nelle frazioni collinari, dove tanti edifici sono, come dire, riadattabili, no? Per viverci, ma senza possibilità sostanziali di ampliamento. Mentre il tessuto, diciamo, anche storico, fra virgolette, che si trova nella fascia a mare del nostro comune, ha caratteristiche completamente diverse, perché normalmente si trova collocato in aree dove esistono resedi, diciamo, di grandezza significativa che consentono interventi anche di ampliamento, no? Allora, Sì, il presidente. problema che prima Fabrizio sollevava, no, in riferimento al rapporto fra l'unità minima e l'ampliamento è un tema che si pone laddove c'è lo spazio, no? Per gli ampliamenti. Laddove lo spazio non c'è, come i centri storici, il problema è favorire il recupero. E poi, ripeto, è anche una scelta politica, è fra consumare suolo e favorire un processo, no? Di reinsediamento nelle aree storiche, diciamo quelle con queste caratteristiche che richiamavo. Sarebbe più giusto favorire l'insediamento storico, no? Non favorire, diciamo, processi di spostamento della popolazione, diciamo, verso aree dove magari si esercita un consumo del suolo. Quindi questo è un po' il motivo, però chiaramente sono scelte. Signori, dobbiamo sospendere. Capisco, vabbè, poi se te lo riaggiorno, No, va ma bene. finisci pure, Riccardo, almeno così No, si no, no, esaurisce. no, tanto si va in una discussione, sì, perché capisco il senso, no? Ora si diceva 28 metri quadri sono pochi per abitarci, quindi non sono dignitosi per le persone, ma allora non lo sono neanche nel centro storico a Camaiore, no? Dignitosi per viverci, eccetera. Non so poi quanti Ma Riccardo, locali. scusa se ti interrompo, non ti voglio interrompere. È che esistono magari, no? Già, capito, nei centri storici, unità piccole così, ecco. Volevo chiedere se esistono, perché non mi risultava che esistessero così piccole a Camaiore, centro area di Camaiore. Quindi se esistono va bene, ci mancherebbe. No, perché questo aveva più un senso i 28 metri quadri nelle colline dove magari ci sono tanti piccoli, chiamiamoli fabbricati, non so come definirli, che magari avendo l'unità minima a 28 metri quadri possono trasformarsi. Va bene, comunque lo riaffronteremo. Ok. Dobbiamo sospendere, signori. Ci vediamo mercoledì alla stessa ora. Grazie Buona serata a tutti. a Ciao a tutti. tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Poi mi scollego di qui.